Grazie a Loredana, grazie a voi che siete qui. Hai fatto tutto da sola questa volta, sì, come organizzazione, complimenti. Io ho sempre una grandissima ammirazione per chi organizza le conferenze perché fanno un lavoro molto più difficile del nostro, che noi arriviamo, parliamo, poi è finito tutto. È sempre un casino. Olbia per me evidentemente è la città dei record, perché quando sono venuto l'altra volta, ricordi che abbiamo iniziato la sera, abbiamo tirato spostandoci fino alle 6 del mattino perché alle 6 e mezza avevo il check-in. Stavolta non faccio così, eh. L'altro record è che sono uscito di casa stamattina alle 7 e mezza per arrivare a Olbia alle 4 e mezza, quindi 9 ore Torino-Olbia. Cioè, per realtà, Torino-Napoli, Napoli-Cagliari, Cagliari-Olbia, eccetera. E domani di più, perché domani mattina parto col treno alle 10. Arriverò a casa alle 8 e quindi domani saranno 2-10 ore, quindi un record 19 ore Torino-Olbia ritorno, direi che va bene. Allora, soltanto per avere un'indicazione, chi è che non sa nulla, come è giusto che sia, delle cose che dico? Sulle mani? Ok. Allora, molto rapidamente per chi non sa nulla. Io ho tradotto per molti anni l'ebraico masoretico, che è l'ebraico da cui derivano le Bibbie che abbiamo in casa, per conto delle edizioni San Paolo, che hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti, che sono questi libri qui, non solo lì, che questi libri qui sono nelle facoltà di teologia, sono nelle biblioteche di tutte le università del mondo dove ci si occupa di Bibbia. Quindi io per molti anni appunto ho tradotto per loro, che hanno pubblicato questi libri, poi dal 2010 ho cominciato a raccontare le cose che veramente invece mi pare di cogliere nel testo masoretico, cioè nel testo ebraico da cui derivano le Bibbie che abbiamo in casa. Ovviamente in quel momento il rapporto di lavoro con le edizioni di San Paolo si è interrotto nell'arco di un minuto e quindi diciamo da quel momento sono veramente libero, nel senso che quello che potevo e dovevo perdere l'ho perso e quindi vado avanti, sono adesso un po' di anni che vado avanti per conto mio in questa, così, questa attività dove continuo ovviamente a studiare e a raccontare fino a che ci sono persone che mi chiamano a parlare, perché come sanno gli organizzatori io non organizzo nessuna conferenza, nel senso che se la gente mi chiama io vado a parlare, se la gente non mi chiama, torno ad andare in bicicletta come facevo fino a 4 anni fa. Okay. Per il 2015 ne ho già 31 di conferenze, abbiamo appena aperto le prenotazioni. Quindi. Va bene, allora, diciamo subito alcune cose fondamentali, che sono ripetitive se volete, ma sono, ripeto, fondamentali. Io non parlo di Dio, non parlo dei mondi spirituali, io parlo di un libro che è l'Antico Testamento, che poi per brevità chiamo Bibbia, ma si intendo sempre Antico Testamento. Dicevo non parlo di Dio perché non ne so nulla, non ne so nulla e non me ne occupo nemmeno, nel senso che tanto saprei che qualora me ne occupassi arriverei alla fine della vita senza essermi dato risposte soddisfacenti, quindi è inutile perdere tempo. Preferisco dedicarmi ad altre cose per le quali magari ipoteticamente invece una risposta può esistere. Detto fra di noi, penso che nessuno sappia nulla di Dio, però ci sono molti che ne parlano come se sapessero e quindi se poi uno vuol farsi delle idee basta scegliere tra tutte le proposte che l'umanità ha fatto nel corso di questi millenni. Io dico che appunto non mi occupo di Dio e parlo della Bibbia. E ovviamente la domanda è: ma come si fa a parlare della Bibbia se non ci si occupa di Dio? È che neppure la Bibbia parla di Dio. Questo è il fatto. E quindi il discorso è molto semplice. L'Antico Testamento non parla di Dio. Facciamo così. Se noi dovessimo, o volessimo, tradurre in lingua, che so, Bantu o Boshimani o dei Maori, che so, termini relativi all'elettromagnetismo, per esempio, alle trasmissioni radio. Noi non potremmo farlo perché in quelle culture non c'è il concetto delle trasmissioni radio.
siccome non c'è il concetto delle trasmissioni radio, non ci sono tutti i termini legati a quel concetto, a quella tecnologia, no? Quindi, se noi volessimo tradurre radio in terminologia Buscemani, non potremmo perché la parola non ce l'hanno. Microfono, antenna, onde elettromagnetiche, eccetera, eccetera, non ce l'ha. E quindi noi non potremo farlo. Io penso, poi adesso vediamo oggi, anche, magari facciamo anche un paio di puntatine nel Nuovo Testamento, vediamo se abbiamo tempo. Penso che dell'Antico Testamento si dovrebbero occupare gli storici, cioè se ne dovrebbero occupare seriamente gli storici, gli archeologi, psicologi, sociologi, linguisti, paleobotanici, paleoclimatologi, zoologi, nutrizionisti, e c'è, secondo me, una categoria di pensatori, di studiosi che non dovrebbe occuparsi di Antico Testamento ed è quella dei teologi. Perché con l'Antico Testamento non hanno nulla a che vedere. Loro sono da un paio di millenni artefici di una appropriazione indebita, nel senso che si sono appropriati di questo libro, ci hanno costruito ciò che noi sappiamo, ma ce l'hanno costruito facendo dire a quel libro, anche in modo esplicito, cose che non dice. Perché dico che non se ne dovrebbero occupare i teologi? Prima vi ho fatto l'esempio delle trasmissioni radio delle lingue bantu, eccetera. Perché nella lingua ebraica non c'è neppure un termine che indichi Dio così come lo intendiamo noi. Cioè la parola Dio non c'è. E se non c'è la parola Dio, subito capiamo che vuol dire che non hanno il concetto, cioè gli autori biblici non avevano il concetto di Dio, perché se avessero avuto il concetto avrebbero avuto la parola. Questa roba qui è scritta, oltre che essere evidente, è scritta da persone al di sopra di ogni sospetto. Cioè è scritta da esegeti ebrei, che nei siti che sono nati o che si occupano moltissimo del mio lavoro, come il sito Consulenza Ebraica, dove scrivono moltissimi esegeti ebrei, dove esaminano tutte le cose che scrivo e tutte le cose che dico, e dove diciamo non sono molto amici miei, ecco, tanto per usare un eufemismo. Ma io devo ringraziarli per l'onestà intellettuale che hanno nel riconoscere tutta una serie di cose che si trovano nei miei libri e che loro hanno scritto in questi siti, che loro queste cose le sanno da sempre. Adesso poi magari le vediamo, ma se le sanno da sempre, allora io dico diciamole apertamente. Poi ovviamente non ci si trova, nel senso che loro non sono d'accordo con me, soprattutto sul concetto fondamentale, cioè su chi è Yahweh. Ma in questo sito, per esempio, io in uno dei miei libri ho scritto che nella Bibbia non esiste il monoteismo, no? Perché sapete che si dice, no, che appunto attraverso la Bibbia si è passati finalmente dal concetto pagano del politeismo al concetto finalmente maturo di una religione compiuta che è una religione monoteista. Loro riprendono questa frase e come risposta scrivono: non ha senso parlare di monoteismo in una lingua, ebraico, che non annovera nemmeno un termine che abbia il senso di Dio come oggetto di adorazione, così come ce l'abbiamo noi. In ebraico la parola Dio non c'è. E se non c'è, è perché non c'è il concetto. Perché il concetto viene formulato, viene elaborato e formulato attraverso le parole. Così come presso i Boscimani non c'è radio, in ebraico non c'è Dio. Quindi le traduzioni che noi abbiamo c'è qualcuno che ha una Bibbia? Spero di sì. Perché poi così leggiamo le vostre e sono tranquilli. Così non leggiamo le mie traduzioni, così sono tutti tranquilli, sapendo. Allora, non c'è il concetto e non c'è la parola. Eppure, quello è il libro sacro per eccellenza. Ma come fa un libro sacro che parla di Dio a essere scritto in una lingua che non ha neppure il termine Dio? È che non se n'è mai occupato. Ha sempre parlato di altro.
La Bibbia ha cominciato a parlare di Dio quando i teologi hanno detto che la Bibbia parla di Dio, non perché la Bibbia ne parli. Teologi giudei prima, cristiani dopo, attenzione, non soltanto la Chiesa romana cattolica apostolica. Cioè, l'inganno è cominciato molto prima dell'inizio della Chiesa romana cattolica apostolica. Ma questo è un dato di fatto. Nell'Antico Testamento, meglio, nella lingua ebraica, non c'è neppure un verbo che indichi creare, tantomeno creare dal nulla. Il primo versetto della Genesi, Bereshit bara Elohim ha-shamayim ba'aretz, non significa in principio Dio creò i cieli e la terra, ma significa che in principio un gruppo di individui che la Bibbia conosce come Elohim, e adesso andiamo a conoscerli poi anche noi perché è il concetto fondamentale, hanno fatto delle cose intervenendo in una situazione esistente e modificandola a loro uso e consumo, perché questo significa il verbo bara. Non soltanto in ebraico, quella radice lì non significa creare in nessuna lingua semitica. Ma a dirlo non sono soltanto io. Io nei libri ho citato per esempio gli studi di un epigrafista dell'Università La Sapienza di Roma, ma voi se volete prendere il Telegraph o il Guardian troverete pubblicati gli studi della teologa Ellen Van Bolder, il quale dice che nella Bibbia non c'è nessun Dio creatore. Perché bara non significa creare. Quindi non c'è un termine che indica Dio. Non c'è un termine che indica creare. Il termine che viene tradotto con eternità è olam. Olam, se voi consultate i dizionari di ebraico, aramaico, biblico pubblicati dai rabbini, c'è scritto che significa lunga durata nel tempo, nel passato e nel futuro, ma non eternità. Lunga durata, una cosa lunga, non eterna. Quindi non c'è in quella lingua con la quale è stato scritto il cosiddetto testo sacro, non c'è una parola che indica Dio, non c'è una parola che indica creare, non c'è una parola che indica eternità. Quindi potremmo chiudere qui la conferenza e parlare d'altro, perché sarebbe ridicolo se non fosse il fatto che sappiamo bene cosa è stato costruito su quel libro, facendogli dire cose che non dice. Per quanto riguarda la spiritualità, vi leggo due righe scritte dal professor Maximiliano García Cordero, scritte non su una rivista anticristiana, ma scritte nella Enciclopedia della Bibbia, pubblicata dalla cattolicissima LDC, casa editrice cattolica, ed è un'enciclopedia di quella che non è nelle famiglie, scritta soltanto da docenti pontifici, soltanto da loro, ed è in sostanza utilizzata dagli specialisti. Scrive il professor Cordero, che è docente di esegesi dell'Antico Testamento e di teologia biblica all'Università Pontificia di Salamanca. Nell'Antico Testamento a malapena traspaiono le preoccupazioni nettamente spiritualiste. A malapena traspaiono. Capite cosa vuol dire? Che bisogna andarla a cercare, anzi bisogna andarla a mettere. La giustizia retributiva divina, infatti, doveva esercitarsi tutta in questa vita, cioè dal di là, non c'è. Non c'è alcun lume sulla retribuzione nell'oltretomba. La spiritualizzazione delle promesse divine si fa profonda a motivo della catastrofe nazionale del 586 a.C., cioè quando arriva Nabucodonosor con i babilonesi, conquista Gerusalemme e deporta gli ebrei. Dice quindi, dopo quella catastrofe, degli spiriti eletti si ripiegano su di sé cercando ed elaborando una nuova spiegazione spirituale alle antiche promesse. Cioè, hanno cominciato a inventarla dal V secolo a.C. in poi, perché non c'è. E hanno cominciato ad inventarla quando si sono accorti che delle promesse di Yahweh, adesso capiremo perché, non c'era più niente da fare, non ce n'era più. Cioè, ciò che doveva avvenire qui e solo qui non è mai avvenuto, perché lui non è stato in grado di mantenere le promesse, e allora hanno cominciato a inventarsi il fatto che queste cose si sarebbero verificate da un'altra parte. Allora, non c'è una parola che indica Dio, non c'è una parola che indica creazione, non c'è una parola che indica eternità. La spiritualità non c'era, nel senso che hanno cominciato a inventarla, elaborarla, introdurla dal V secolo a.C. in poi,
non ci si deve stupire se poi chi legge e studia queste cose, come ho fatto io, scrive un libro intitolato La Bibbia non è un libro sacro. Perché non ha nulla a che vedere con quella che viene normalmente, e lì in quel libro ho messo le definizioni di vari dizionari di lingua italiana per che cosa si intende per sacro, e nella Bibbia non c'è. Quindi non lo è. La Bibbia è un'altra cosa. L'Antico Testamento è un libro che ci racconta delle cronache, ovviamente ce le racconta con gli strumenti linguistici, concettuali, culturali usati da chi, dalle decine di persone che l'hanno scritta, per non dire centinaia, che tra l'altro non sappiamo chi sono. Cioè non c'è nell'Antico Testamento una riga una, sottolineo, una riga una della quale chiunque, non io che sono un ignorante, i sapienti possano dire: sappiamo per certo che quella riga l'ha scritta quella, quello là, non ce n'è una. Io nei miei libri cito talvolta delle fonti e diciamo quelli che non mi vogliono tanto bene saltano addosso a quelle fonti e cercano veramente di massacrarle in tutti i modi possibili e immaginabili per dire: vabbè, insomma, se screditiamo le fonti, si scredita ciò che quelle fonti dicono. Bene, se fossero coerenti questi critici, dovrebbero prendere la Bibbia e buttarla nel cestino, perché la Bibbia non è che non ha fonti accreditate, non ha fonti. Non ha fonti. Non sappiamo chi l'ha scritta, non sappiamo quando l'ha scritta, non sappiamo come l'ha scritta, non sappiamo come fosse letta all'inizio. Adesso poi vi spiego cosa vuol dire come fosse letta all'inizio. Il libro del profeta per eccellenza, Isaia. Il profeta che avrebbe, si fa per dire, previsto l'avvento addirittura di Gesù Cristo. Tra l'altro, in quei passi di Isaia dove sarebbe previsto l'avvento di Gesù Cristo, voi, immagino, conoscete le chiavi di lettura che ci dà la teologia cattolica, cristiana. Fatevi spiegare dai teologi ebrei e poi scegliete voi quale delle due spiegazioni vi piace di più. Secondo me, lì hanno ragione gli ebrei. E garantisco che con Cristo non c'entra proprio nulla. Invenzione pura. Comunque, il libro di Isaia è fatto di 66 capitoli, quindi il testo profetico per eccellenza è fatto di 66 capitoli. I capitoli dall'1 al 39 vengono attribuiti a Isaia. I capitoli dal 40 al 55, lo trovate nelle pagine introduttive delle Bibbie che avete in casa, c'è scritto che sono stati scritti dal Deutero Isaia. E vabbè, e uno legge e dice: Isaia, Deutero Isaia. Ora, Deutero Isaia vuol dire il secondo Isaia, Deuteros in greco. Peccato che il Deutero Isaia abbia scritto 2 secoli e mezzo dopo il primo. I capitoli dal 56 al 66 sono scritti dal trito Isaia, cioè dal terzo, che ha scritto alcuni decenni dopo il secondo. Il che vuol dire che nella migliore delle ipotesi il libro di Isaia è stato scritto da 3 autori che hanno scritto nell'arco di, diciamo, 250 anni. Ma non è così semplice, eh? Sentite cosa scrive il professor Penna, consultore della Pontificia Commissione Biblica. Circa l'origine dei primi. Si sente? Sì. Potete alzare voi il volume? Dei primi 39 capitoli, attenzione, ascoltate bene. Vengono attribuiti ad Isaia perché non si hanno seri motivi per negarne la paternità. Non perché sappiamo che l'ha scritto lui, ma perché non abbiamo seri motivi per negarlo. Attenzione, questo almeno per il complesso della raccolta. Perché invece i critici sono quasi unanimi nel ritenere che i capitoli dal 36 al 39 sono copiati da un altro libro. Ma l'unanimità è poi ancora molto minore nel giudicare l'origine di singole parti. Per esempio, i capitoli dal 14 al 27 sono stati scritti 2 secoli dopo. I capitoli 13, dal 13 al 23 e dal 34 al 35 sono forse stati scritti da un altro, capite? Cioè dall'1 al 39 li attribuiamo a Isaia perché non abbiamo seri motivi per negarlo, salvo i capitoli
dal 36 al 39, dal 24 al 27, dal 13 al 23, dal 34 al 35. Cioè io dico che qualsiasi persona che abbia un minimo di buon senso dice: quel libro non sappiamo chi l'ha scritto, o no. Ma buon senso, buon senso, perché giustamente questi sapienti mi dicono che lo scrivono, lo dicono spesso: Bilino è un asino patentato, Bilino è un ignorante. Benissimo, ok, io lo sono, so di esserlo per questo studio, ho la fortuna di sapere di essere ignorante, quindi per questo studio, ma queste cose qui non c'è bisogno di essere sapienti per capirle. Qui non c'entrano le traduzioni, qui non sappiamo chi l'ha scritto. Cioè, se a noi a scuola venisse detto che la Divina Commedia l'ha scritta Dante Alighieri, allora diciamo che l'inferno lo attribuiamo a lui perché non abbiamo seri motivi per negarlo, salvo una ventina di canti. Poi invece il purgatorio sappiamo che è stato scritto 2 secoli dopo, il paradiso è stato scritto alcuni decenni dopo il purgatorio, e poi Gesù dice: dunque la Divina Commedia è stata scritta da Dante Alighieri, ci metteremo o no a sorridere? Il libro di Isaia è così. Ma vi ho fatto l'esempio del libro di Isaia perché è quello del profeta per eccellenza. Tra l'altro, le profezie su Gesù Cristo, quella per esempio del servo sofferente che sarà annoverato tra i ladroni, è stata scritta, è nei capitoli del Deutero Isaia, quindi comunque di sicuro non l'ha scritta Isaia, di sicuro. È stata scritta 2 secoli e mezzo dopo di lui. Poi, ripeto, chiedete ai teologi ebrei a cosa si riferiscono quei passi e sentirete tutta un'altra storia, tutta un'altra storia. Facciamo così, facciamo una... Possiamo prendere la Bibbia? Prendiamo Luca 23:32, visto che ho citato i due ladroni, mi è venuto in mente. Ok, allora lì Luca sta parlando di Gesù che viene condotto al Golgota e c'è scritto che insieme con Gesù vengono condotti anche 2 malfattori. Così entriamo un pochettino anche nel merito delle traduzioni un po' strane, un po' curiose. Allora, se diciamo così. Ieri viaggiavo, oggi no perché sono venuto in aereo, ma insomma ieri viaggiavo in auto, mi sono fermato in un autogrill e alla coda, alla cassa, con me c'erano anche 2 autisti di pullman. Voi capite qualcosa del lavoro che faccio io? C'eravamo io e anche 2 autisti di pullman. Se io vi dico che con me c'erano altri 2 autisti di pullman, che lavoro faccio io? Allora, nel Vangelo, adesso poi ve lo leggo, Nel Vangelo in greco c'è scritto eteroi duo kakurgoi, che viene tradotto anche 2 malfattori. Ora, il termine kakurgos era un termine che veniva usato per indicare i partigiani antiromani, cioè gli zeloti, quindi non malfattori nel senso di rapinatori o ladruncoli, ma insomma combattenti antiromani. Solo che eteroi è un aggettivo plurale maschile, non vuol dire anche, vuol dire altri. Con Gesù sul Golgota, con lui ci sono altri 2 malfattori. Non anche, come viene tradotto. Capite? Come le traduzioni ballerine inducono. Ma questo è evidente, qui non è eteros, è aggettivo maschile singolare, etero in plurale, che vuol dire altro. Però nelle Bibbie, e questo non è uno sbaglio, perché voglio dire, quelli che traducono il Vangelo dal greco, il greco lo conosco, ne sanno bene che eteros significa altro, non anche. Ok? Ah, tra l'altro, quando Giuda, la sera in cui diciamo lo tradisce, si dice che porta una masnada. In greco c'è questo termine, speiran,
che indica una particolare formazione militare romana che poteva andare da 200 a 600, nella maggior parte era questa qui, in una legione che sarebbe, cioè una corte che era la decima parte di una legione, 600 uomini armati. Quindi con Gesù vengono condotti altri due malfattori. A prenderlo mandano 600 uomini armati fino ai denti che sarebbero stati inviati a prendere 10-12 figli dei Flori che predicavano pace e amore. C'è qualcosa che non torna, eh? C'è qualcosa che non torna. Prima o poi tornerà. Allora, vi dicevo prima, no? Che noi non sappiamo chi l'ha scritta, non sappiamo quando l'ha scritta, non sappiamo... Sapete cosa scrive il professor Alexander Röffe, che è uno dei coordinatori del progetto Bibbia, che è gestito alla Hebrew University di Gerusalemme, che è un progetto che è nato nel 1958, quindi 60 anni fa, che ha il compito di cercare di ricostruire un Antico Testamento il più vicino possibile a quello scritto in origine, che nessuno sa qual è, proprio perché il casino è talmente tanto che stanno cercando di fare questo. Si sono dati due secoli, quindi ci stanno lavorando da 60 anni, lavoreranno per altri 140 anni. Tra 140 anni avranno una Bibbia forse simile a quella scritta, che però non sappiamo qual è. E lui scrive: si sa che ogni testo biblico tramandato a mano sotto dettatura non era mai uguale. Tanto che è veri, dunque questo è un biblista israeliano, da 40 anni insegna alla Hebrew University di Gerusalemme, uno dei più alti, tanto che è verità ormai consolidata. Il Vecchio Testamento che leggiamo oggi non è quello che leggevano in origine. È verità consolidata, tant'è che basta mettere a raffronto, adesso vediamo... il testo ebraico da cui dipendono le Bibbie che abbiamo in casa, con i testi ebraici più antichi, quelli dei rotoli del Mar Morto, e si vedono decine e decine e decine di differenze. Ogni volta che lo ricopiavano, che lo riscrivevano, lo cambiavano. Allora, se poi noi vogliamo dire che non sappiamo chi l'ha scritto, non sappiamo quando l'ha scritto, non sappiamo come l'ha scritto, siamo certi che non l'ha scritto così come lo leggiamo noi, ma sappiamo che è stato ispirato da Dio, beh, bisogna che facciamo un salto di fantasia, ma di quelli, ma veramente colossali, eh? Il classico triplo salto mortale carpiato con avvitamento. Perché un libro di cui non sappiamo nulla, diciamo che sappiamo che è stato ispirato da Dio. In più, diciamo che siamo anche certi che quando scriveva una cosa, in realtà ne voleva dire un'altra. Io non ce la faccio. Ma questo è ciò che ci dice la dottrina. L'altra cosa che sappiamo, e qui veramente andiamo oltre l'assurdo, è questa. E la scrivono i rabbini, la scrivono nelle pubblicazioni della Jewish Publication Society, che è, diciamo, la casa editrice dove scrive il top dell'intelligenza ebraica, alla quale va riconosciuto veramente il merito di contenere al suo interno tutte le possibili soluzioni, tutte. Dall'ateismo più puro alla ultraortodossia più reazionaria, no? Proprio perché da quel libro si può ricavare di tutto, proprio perché non ci sono certezze. Bene, allora scrivono che appunto, soprattutto i racconti di origine della Bibbia, cioè quelli della Genesi per esempio, non hanno avuto origine in Palestina, ma derivano dai racconti più antichi del mondo circostante. E in base agli studi dei filologi, per esempio l'Università La Sapienza, eccetera, come il professor Gabbini, cioè arrivano dai testi sumero-accadici o anche da testi fenici. Bene. Dovrebbe venire in mente immediatamente una cosa. Che cosa si dice dei testi, dei racconti dei sumeri, quando ci parlano delle divinità? Che cosa si dice? Sono miti, leggende, favole. Allora noi siamo all'assurdo per cui la Bibbia, che è una coppia di quei racconti, è la verità. Quei racconti che sono l'originale da cui quella coppia deriva sono favole. C'è qualcosa che non quadra in questo ragionamento?
ci arriviamo anche noi ignoranti, non c'è bisogno di essere sicuri. Ci arriviamo anche noi ignoranti. È sufficiente che ci fermiamo un attimo a riflettere da ignoranti, tranquilli, sereni, ma da ignoranti sulle cose dette dai sapienti, perché questo ci racconta. È il fatto che noi viviamo in un mondo dove, ok, boh, ci viene del... ah no, quelle là sono favole, invece qui c'è la verità. Sì, ma se questa è la coppia di quelle là, o anche questa è una favola, o forse anche quelle là sono verità. Perché è difficile ricavare la verità, no? Facendo la coppia di una favola. Magari non impossibile, però è molto difficile. E diciamo che sarebbe bene non fare quelle affermazioni lì, no? Sarebbe bene non fare. Vengono fatte perché tanto poi, come dire, la gente non ci pensa. La gente non ci pensa, perché basta rifletterci un attimo. E poi stasera facciamo anche qualche riflessione sulle Bibbie che avete in casa. Quindi così almeno sono tutti tranquilli. Vi dicevo prima che non si sa appunto chi, come, quando. L'unica cosa che è certa, che sappiamo, che quella che non abbiamo noi non è come quella là, su questo no. Lo dicono i docenti israeliani, biblisti, quindi possiamo stare tranquilli se lo dicono loro. Ma poi basta dire, confrontare i codici. Uno prende il testo masoretico e prende il testo di Erode e Gomorra e vede delle differenze, in alcuni casi, colossali. E quindi si capisce appunto che nel corso dei secoli l'hanno continuamente cambiato. Ma c'è un altro aspetto, che siccome le lingue semitiche venivano, anche oggi però, vengono scritte soltanto con le consonanti, soprattutto l'ebraico, anche quando voi, non so, vi capita di vedere, che sono un servizio del telegiornale da Israele, vedete anche soltanto i segnali stradali, no? Sono solo consonanti quelle, che non ci sono le vocali. E quindi diciamo che una parola rimane sospesa fino a quando non riceve i suoni vocalici. Diciamo, rimane sospesa come significato, ok? Quindi facciamo un esempio. Si scrive da destra a sinistra. Lì c'è scritto Tevel. Tevel. Prego? Come? Tevel. Tevel. Così com'è, è in attesa di significato. Noi ci mettiamo una... faccio esempi biblici, non di fantasia. Sono nella Bibbia. Ci mettiamo una E, che sono due punti, perché non esistono le vocali come lettere, quindi quelli che hanno fatto questo lavoro tra il VI e il IX secolo d.C. hanno messo dei puntini e delle lineette che indicano i suoni vocalici. Okay? Le Bibbie che abbiamo in casa dipendono da questa. Io lavoro su questa, perché lavoro su questa? Perché ci viene detto che questa è quella vera, tant'è che le Bibbie che avete in casa derivano da questa. Quindi io dico, non sappiamo chi l'ha scritta, non sappiamo come l'ha scritta, non sappiamo quando l'ha scritta, non sappiamo come fosse letta, almeno andiamo a vedere che cosa scrive. Perché se in più diciamo che quando scrive una cosa ne vuol dire un'altra, prendiamo Tex Willer, allora, così diventa Tevel. Tevel, che scritto così, significa terra, mondo, universo. Se ci mettiamo un'altra E, è così, rimane sempre Tevel, ma significa rapporto sessuale di una donna con un animale. O rapporto sessuale tra suocero e nuora. Così, terra. Così, rapporto sessuale. Ok? Quindi, come fosse vocalizzata in origine, nessuno al mondo lo sa e nessuno al mondo lo saprà mai. Perché le vocali non sono mai state scritte. Quindi noi abbiamo le vocali scritte dai masoreti, cioè dai custodi della Masorah, cioè di una tradizione. E quando questi ci lavoravano c'erano varie scuole, c'era questa scuola che era la scuola di Tiberiade, c'era la scuola samaritana, la scuola babilonese, palestinese, diciamo che si è imposta questa. Questo qui è il testo che di fatto è diventato il punto di riferimento, no, della religione. Questo lavoro qui, della vocalizzazione, è stato fatto tra il VI e il IX secolo d.C., cioè è stato finito al tempo di Carlo Magno, tanto per intenderci. Quindi questo è ciò che è avvenuto. Allora, quando dal 2010 appunto mi capitava di dire all'inizio sembrava una battuta con la Bibbia, facciamo finta. Non è una battuta con la Bibbia, possiamo solo fare finta. Fare finta che fosse scritta così, fare finta che fosse letta così, fare finta che quando dice una cosa volesse dirci quella, e basta. Cioè il problema è come fare, come fanno a ricavare delle verità assolute da un libro fatto così?
Scrive sempre il professor Röfe, per esempio nel libro di Geremia era più lungo di almeno un settimo rispetto alla versione attuale, nel senso che l'hanno tagliato. Ma per esempio alcuni versi che riguardano una profezia sulla presa babilonese del Tempio, cioè quando Nabucodonosor, no? E sembra che nel libro di Geremia sia contenuta la profezia, dice no, non sono una profezia, sono un'aggiunta successiva, fatti compiuti. Cioè dopo che i fatti si sono compiuti, hanno preso il testo e ci hanno inserito dentro la profezia. Non esistono profezie nell'Antico Testamento, lo ripeto, non esistono, sono tutte scritte post eventum. Cioè noi non abbiamo un testo 1 che sia databile ad una datazione antecedente alle profezie a cui si riferisce. Qui cito un altro esempio bellissimo. Nel libro dei Proverbi, no, si dice per esempio che il giusto rimarrà saldo nella sua integrità. Un altro testo, che era il testo che è finito nelle mani dei farisei, i quali credevano alla vita dopo la morte, mentre i sadducei no, invece di dire il giusto rimane integro, rimane saldo nella sua integrità, loro hanno cambiato e hanno scritto il giusto rimane saldo nella sua morte, cioè per far capire che anche dopo morto il giusto rimane saldo, ma è una variazione introdotta dai farisei per introdurre il loro pensiero. Quale ha ispirato Dio dei due? Cioè, mi viene persino da sorridere nel fare questa domanda, perché mi verrebbe da dire che se Dio ha ispirato il testo, supponiamo pure che abbia ispirato il testo iniziale, poi se n'è totalmente fregato di che cosa è arrivato a noi. Perché a noi è arrivato tutt'altro. E se se ne è fregato di quel che è arrivato a noi, poi non può chiederci conto, eh? Perché gli diciamo, ma scusa, il primo confusionario sei tu, abbi pazienza. Non abbiamo neanche un libro sicuro su cui credere. Quindi, per cortesia, non farci troppe richieste. Fai un serio esame di coscienza. Perché ci hai fatto arrivare una roba su cui siamo costretti a fare finta. In una delle pubblicazioni della Jewish Publication Society si parla del libro di Daniele, sapete, altro grande profeta. Sì, grande profeta per la tradizione cristiana, perché se noi prendiamo il canone ebraico, il libro di Daniele non è neppure inserito nei libri profetici. Cioè, per gli ebrei, Daniele non è un profeta, giustamente. Ma c'è di più. In queste pubblicazioni giudaiche dove scrivono i rabbini della Rabbinical Assembly, tutti i docenti universitari nelle università giudaiche americane e israeliane, si scrive chiaramente che la famosa profezia dei 490 anni, quella su cui si fanno... Me l'hanno fatto notare ancora in questi giorni, che c'è qualcuno che dice che Daniele parla dei giorni nostri, stava profetizzando, anche perché nel corso dei secoli c'è sempre stato qualcuno che ha detto ah, Daniele sta parlando dei giorni nostri, quindi ha parlato di giorni nostri... decine e decine e decine di volte. Vabbè, questo già dovrebbe far capire anche noi ignoranti che ognuno se lo interpreta a modo suo. Ma la cosa più interessante è questa, che questi rabbini, sapete cosa scrivono? Che la profezia dei 490 anni è frutto di una manipolazione. Perché lì si parlava di un evento che doveva, avrebbero dovuto veder concluso nell'arco di 70 anni, siccome la cosa non è avvenuta, allora i 70 anni sono stati trasformati con una manipolazione in 70 settimane di anni. Cioè 490 anni, cioè è una falsità, è una mistificazione, ma lo scrivono i rabbini, perché per fortuna all'interno della cultura ebraica c'è questa grandissima apertura mentale di chi studia senza pregiudizi, e quando vede che una cosa è una mistificazione non la nasconde, lo dice. Queste cose qui ci devono far aprire la mente e non siamo ancora entrati nel merito delle traduzioni, ok? Stiamo sempre semplicemente parlando di che cos'è quel libro lì. Ah, fatemi domande quando volete, eh? Possiamo prendere Deuteronomio 32:8? Il problema grosso
della Bibbia, perché poi tutti gli altri sono semplicemente dei corollari. È questo qui. Elion Elohim Yahweh. Perché dico che è quello lì? Perché siccome, come vi ho detto in anticipo, nella lingua ebraica non esiste una parola che indica Dio, allora per dire che c'è Dio sono state scelte altre parole e vengono quelle tradotte con Dio, che sono queste qui. 32? 8. Deuteronomio 32, versetto 8. Nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto Altissimo, in ebraico c'è Elion. Quando c'è scritto Dio, in ebraico c'è Elohim, oppure El, oppure Eloah. Quando trovate scritto il Signore o l'Eterno, in ebraico c'è Yahweh. Meglio. Più di 2600 volte non c'è Yahweh, c'è Yehuah, da cui deriva Geova. È vocalizzato proprio Yehuah, quindi dai masoretti. Però diciamo che nella nostra tradizione è passato Yahweh, e va bene così. Tenete presente che nel giugno del 2008 il Vaticano, con una circolare, la Congregazione del Culto, ha detto a vescovi e sacerdoti di non usare più il nome Yahweh. Non usarlo più, sostituirlo. Ti capisco. Perché sanno che la gente pian piano arriva a capire chi era Yahweh. Anche perché questo qui, teoricamente, secondo la dottrina, dovrebbe essere il padre di Gesù, il papà di Gesù. Mi viene da dire, Dio ci scappi liberi. E non è una battuta, lo dico veramente, non è una battuta. Deuteronomio 32,8. Quando il Dio Altissimo assegnò ai popoli la terra, quando distribuì gli uomini nel mondo, e diede a ognuno un Dio protettore. Poi? Ma lui, il Signore, ha riservato per sé il popolo di Israele. I discendenti. Che Bibbia è? Interconfessionale. Perché hanno veramente lì hanno proprio cambiato i versetti ebraici. Va bene. Lì hanno proprio cambiato i versetti ebraici. Allora. Quando l'Altissimo, lì non c'è non c'è neanche il riferimento, fece questo secondo il numero dei figli di Israele? Sì, sì. Perché non è possibile. La voglio dire qui, la libertà diventa totale. Quando l'Altissimo distribuiva le nazioni, la loro eredità, quando divideva i figli dell'uomo, fissò i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele. Ah, ok. Questa è un'altra. Questa qui è giusta. Questa è ciò che c'è scritto in ebraico. Allora, in ebraico, quindi capite che l'altra, però bisogna crederla vera, eh? Allora, quando l'Altissimo in ebraico c'è Elion, definiva i confini delle nazioni e assegnava i popoli nei loro posti, lì c'è scritto, ed è tradotto giustamente, fece questo secondo il numero dei figli di Israele. Questo hanno inserito i masoreti, che hanno lavorato appunto tra il VI e il IX secolo d.C., perché nei codici più antichi, i rotoli del Mar Morto, non c'è scritto così. C'è scritto che fece questo secondo il numero dei figli degli Elohim, non dei figli di Israele. Ma se si dice il numero dei figli degli Elohim, e Elohim lo si vuol far diventare Dio, non tiene. Allora si toglie Elohim e si mette Israele. Che è quello che hanno fatto i masoreti. La traduzione lì è giusta. Ok? Bene. Andiamo avanti. Porzione di Yahweh. Con questa o con quella? No, con quella che almeno segue l'ebraico. Se no... Teniamole aperte tutte e due, così almeno. Allora, comunque, si dice che porzione di Yahweh in quell'occasione fu Giacobbe, o eredità di Yahweh. Intanto eredità, sapete cosa vuol dire, no? È qualcosa che uno riceve, non è qualcosa che uno si sceglie. Quindi tutta la storia del fatto che lui si è scelto il popolo, non tiene.
Lui non si è scelto nessuno. Lui ha ricevuto in eredità, in assegnazione, adesso vediamo che cosa. Neppure un popolo, ma un pezzettino di una famiglia. E adesso poi lo vediamo. Lo vediamo nei particolari perché ce lo dice la Bibbia. Allora, porzione di Yahweh fu Giacobbe. Possiamo leggere il versetto 12? Ascoltate bene. Il Signore è solo a condurlo. Non c'è con lui Dio straniero. Cioè, lì in ebraico c'è scritto che Yahweh, di quelli lì che gli sono stati assegnati, se ne occupa da solo. Non ci sono con lui Elohim stranieri. Ma come fanno a esserci Elohim stranieri se Elohim è Dio e lui è Dio? Ma è scritto nelle Bibbie che avete in casa, non nelle Bibbie. Com'è? Nell'altra cosa c'è scritto. Com'è? Nell'altra cosa c'è scritto. Non lo so. Allora, adesso lo troviamo. Allora, qui secondo la dottrina, siccome secondo la dottrina Elion è Dio, Elohim è Dio, Yahweh è Dio, sono semplicemente tre modi diversi per chiamare Dio, secondo la dottrina noi abbiamo che Dio definisce i confini delle nazioni, poi conta se stesso, o meglio i figli di se stesso, e poi lui con il nome di Yahweh si autoassegna da solo quel pezzo di famiglia che adesso andiamo a vedere, dicendo degli altri non mi interesso, degli altri non voglio sapere nulla. Benissimo. Diciamo che questa è la volontà insondabile, il mistero della fede divina. Cioè dobbiamo credere perché Dio ha scelto così. Va bene? Va bene? Com'è? Un pochettino. Allora, il problema si potrebbe risolvere appunto con questa accettazione del mistero della volontà divina. Il problema è che quando avrete voglia di leggere la Bibbia, e leggendola, quella che avete in casa, vi accorgerete che è un libro di guerra, perché l'Antico Testamento è un libro, è tutto un libro di guerra, tutto, tutto, e che Yahweh in Esodo è chiamato Ish Milchama, che vuol dire guerriero, cioè uomo di guerra, Ish vuol dire individuo maschio, di guerra, quindi militare. Bene, vedrete che lui ha passato tutto il tempo a usare i suoi, cioè quelli che secondo la dottrina si è scelto, secondo la Bibbia gli sono stati affidati, a massacrare gli altri che avevano l'unica colpa di stare nei territori dove secondo la dottrina sempre lui li aveva messi. Questi sono i ragionamenti da ignoranti sulle Bibbie tradotte dai sapienti, così non possono dire nulla. Il problema è che quindi lui alla sera non si ricordava che lui al mattino aveva preso quelle decisioni. Ma attenzione, attenzione, c'è un qualcosa di molto più grave che anche noi ignoranti capiamo. Che quando lui decide che gli interessano anche gli altri, dimentica di essere Dio, perché sarebbe stato sufficiente per lui autoassegnarseli. Cioè, adesso mi interessano anche quelli lì, benissimo, mi occupa? No. Quelli lì, amici miei, intanto prendete Giosuè capitolo 10, quelli lì li andate a massacrare, perché lì ci dobbiamo mettere noi. Ma se li hai messi tu lì, li hai messi tu, secondo la dottrina. Se invece si legge chiaramente ciò che c'è scritto nella Bibbia, il capo, perché Elion in ebraico significa quello che sta sopra, conta i suoi, Elohim, Elohim. Elohim cosa significa? Nessuno al mondo sa cosa significhi questo termine. Nessuno. Tant'è che a questo termine vengono attribuiti, lasciamo stare Dio che è proprio fantasia all'ennesima potenza usato solo dai teologi. Voi seguite gli studi dei filologi, linguisti, esegeti, vedrete che Elohim è attribuito alle radici più diverse. I potenti, gli splendenti, quelli dell'alto, i legislatori, i normatori. La radice El è fatta derivare sempre dall'esegesi ebraica dalla radice Ul che significa potenza. Benissimo. Quindi, potenti, legislatori, splendenti, eccetera, ma non Dio, non Dio. Quindi la cosa migliore è non tradurlo. Non tradurlo, perché non sappiamo cosa significa. Non lo sappiamo. Di certo sappiamo che è plurale. E questo è un problema enorme. Perché il singolare c'è. Allora perché la Bibbia usa il plurale?
E qui vengono fuori tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. E sono spiegazioni che da almeno dal 2011 mi vengono continuamente riportate per dire tu non hai capito nulla, perché questo qui è un plurale di maestà, è un plurale di dignità, è un plurale di astrazione, è un plurale di rispetto, è un superlativo che viene utilizzato per dare a Dio l'importanza che lui si merita. Quindi questa roba qui si deve riconoscere che la desidenza è plurale, però si dice non si parla di una pluralità di individui, no, sei tu che non hai capito niente. Si parla sempre di lui, si parla sempre di lui, ma con lui si usa questo plurale di astrazione per definirne in modo automatico e in modo grammaticale la sua magnificenza in quanto è Dio. E adesso facciamo un passettino avanti. Yahweh o Yehuah è un termine, anche su questo ci sono secoli di elaborazioni anche mistiche, su una parola di cui non sappiamo nulla. Nel senso che quando questo nome qui è stato pronunciato, allora la prima volta compare al tempo del nipotino di Adamo. Nel senso che Adamo ed Eva fanno Caino e Abele, Caino uccide Abele, Adamo ed Eva hanno un altro figlio che si chiama Set, il quale ha un figlio che si... cito ciò che c'è scritto nelle Bibbie che avete in casa, il quale ha un figlio che si chiama Enos, e la Bibbia dice al tempo di Enos si iniziò a invocare il nome di Eva. Il che vuol dire che Adamo, Eva, Caino, Abele e Set non invocavano questo. E questo è logico. Perché se si ricostruisce la logica degli avvenimenti, si capisce che questo qui, in quanto militare, è entrato in campo dopo. È tutto chiaro. Non c'è bisogno di inventare nulla. La teologia ha necessità di inventare, perché la teologia fa dire alla Bibbia ciò che la Bibbia non dice. Allora io mi sono preso una libertà, nel senso che ho accettato la proposta di collaborare, sempre dal mio editore, ad una collana di fumetti, di cui è uscito il primo numero. Che è una collana di fumetti che nasce sui riferimenti biblici. Ma lì io mi prendo le stesse libertà dei teologi, cioè dico delle cose che non ho l'obbligo di documentare, esattamente come loro. L'unica differenza tra me e i teologi è che io dico che lavoro di fantasia. Loro lavorano di fantasia come me, ma dicono che è verità. Non c'è altra differenza. Non c'è altra differenza, cioè non mi vergogno a dire queste cose. Cioè so bene cosa suscitano, ma non mi importa nulla, tanto ormai. Non me ne importa nulla. Il mio fumetto è come i trattati di teologia, opera di elaborazione creativa, liberamente tratto da un testo, ma io lo dichiaro. Lo dichiaro. E comunque alla fine metto un glossario dove spiego le cose. La teologia è liberamente tratta da un testo, ma pretende di essere verità. Ma è liberamente tratta da un testo. Per fortuna i teologi non si occupano di Iliade e Odissea, perché altrimenti, applicando le stesse categorie interpretative che applicano l'Antico Testamento, noi adesso avremo il monoteismo omerico. Perché basta applicare le stesse categorie, quando qui si parla di Elohim, ciò che dicono degli Elohim, nell'Iliade e Odissea lo facciamo dire ai teoi, quando parlano dei carri degli Elohim, parliamo dei carridi, quando parlano delle esigenze neurofisiologiche e fisiche che avevano questi qui, le attribuiamo ai teoi greci. Viene fuori, ve lo garantisco, il monoteismo omerico. Basta applicare pari pari ciò che loro applicano all'Antico Testamento, senza cambiare una virgola. Per fortuna, no, finora non l'hanno fatto, e non lo faranno mai, ovviamente. È sufficiente già questo. Allora, Yahweh, quindi compare la prima volta lì, poi scompare. Ricompare al tempo di Mosè, quando Mosè porta fuori quella gente dall'Egitto. Dico quella gente, non a caso, non è un dispregiativo, è perché non so bene chi è uscito dall'Egitto. Se noi leggiamo i Targumin, cioè la Bibbia scritta in aramaico, nelle spiegazioni date dai fratelli Roger e Messod Sabbah, di famiglia rabbinica, dall'Egitto dietro Mosè sono usciti solo egiziani. Solo egiziani. Se leggiamo gli studi sulla formazione del popolo ebraico e della... diciamo del popolo israelitico, più nella fattispecie, gli studi pubblicati dai rabbini, ci dicono che il popolo israelitico è nato nel corso dei secoli attraverso la fusione di semiti, non semiti, nomadi, seminomadi, abitanti di città, abitanti di campagna, e ha richiesto un sacco di secoli.
Quindi dall'Egitto, e ne abbiamo traccia anche nelle Bibbie che abbiamo in casa, poi ricordatemelo, magari lo facciamo dopo se abbiamo tempo, andiamo a leggere Esodo 32, me lo ricordate voi, se lo dimentico che faccio, lo dimentico perché andando braccio. Lo capiamo anche nella Bibbia che abbiamo in casa. Comunque quando Mosè porta fuori quella gente dall'Egitto, Mosè sapeva bene di non parlare con Dio, sapeva bene di parlare con uno di quelli lì, tant'è che gli dice: tu chi sei? E se leggete attentamente, molto attentamente, le Bibbie che avete in casa, vedrete che si può nutrire il fondato sospetto che l'Elohim, che si è presentato ad Abramo e l'ha portato fuori dalla terra del padre suo per portarlo in terra di Canaan, non è Yahweh, ma un altro. Tant'è che Mosè voleva essere sicuro di quale di quelli gli stava dando quegli ordini. E gli dice: tu chi sei? E lui gli dà una risposta bellissima. Eie Asher Eie, che è un imperfetto, che vuol dire, come dire, azione non compiuta, tant'è che si traduce al futuro normalmente, è: io sarò quel che sarò, mi ricorderete con questo nome. Il problema è che quando queste scene avvengono, la lingua ebraica non esisteva. Le prime tracce di lingua ebraica sono di circa, diciamo nella migliore delle ipotesi, 3 secoli dopo quegli eventi lì. Quindi in che lingua questo qui ha detto a Mosè queste cose? Siccome erano usciti dall'Egitto, diciamo l'egiziano, l'egizio, non lo sappiamo. Se lui ha detto, se in queste consonanti è contenuto il suo nome, può essere in qualsiasi lingua, è il suo nome. No, cioè se io vado presso i Bushimani e mi chiedono come ti chiami, io dico Mauro. Poi se loro hanno una lingua consonantica, cosa fanno? Scrivono Mr. Poi 1000 anni dopo arrivano degli esegeti che cominciano a dire: ma che cavolo avrà voluto dire quello lì? E cominciano a... no, niente, ho detto Mauro. Basta, il mio nome. Poi loro lo scrivono solo con le consonanti. Allora, questi suoni qui, Yahuwah, non sappiamo in che lingua sono stati detti, non sappiamo che significato avessero, sono stati messi per iscritto, ripeto, anche qui bisogna essere buoni, 5 secoli dopo essere stati pronunciati, hanno ricevuto le vocali almeno altri 1600 anni dopo. Cioè, non sappiamo niente, quindi teniamolo così com'è. La cosa che sappiamo, questa sì, perché è documentata, è che questo tetra o trigramma era conosciuto dai popoli del Medio Oriente prima ancora che fosse conosciuto dagli ebrei, ed era conosciuto come il nome di quello che governava in quel territorio lì, ed era conosciuto come uno che aveva la sua femminuccia come gli altri suoi colleghi, che dalla Bibbia ovviamente è stata opportunamente fatta sparire, perché le femmine nella Bibbia, le femmine dei comandanti, diciamo del comandante, non ci deve essere, perché monoteismo maschilista. Allora, in una iscrizione fenicia, un El dice, un'iscrizione fenicia dice: il nome di mio figlio è Yahweh. In una iscrizione fenicia, una ebrea della comunità ebraica di Roma che partecipa a un gruppo di studi con la quale interloquiamo da parecchi anni mi dice: probabilmente era il figlio giovane di uno dei capi, doveva dimostrare di cosa era capace, doveva farsi le ossa. Ed è una cosa evidente, cioè che viene fuori evidente nella Bibbia. Era il figlio giovane di uno dei capi e gli hanno detto: tu ti pigli quelli lì, adesso vediamo chi erano quelli lì. E segui quelli lì, vediamo cosa sei capace a fare. Abbiamo anche i nomi degli altri, adesso andiamo a vedere i nomi degli altri ai quali sono stati affidati altri pezzi della stessa famiglia, cioè gli dice la Bibbia. Tant'è che la cosa curiosa è che questi filologi esegeti che cercano di interpretare, e magari hanno pure ragione, non perdo neanche un minuto a contestare, che cercano di interpretare Elohim per far sì che si capisca, o che comunque per far sì che si intenda che Elohim era usato così per dare la magnificenza e celebrare la magnificenza di Dio, ecco, il fatto è che Elohim è usato per lui e per tutti gli altri suoi colleghi. Quindi quale che sia
Il significato che questi esegeti troveranno e si metteranno d'accordo tra loro, a me non interessa, vogliono chiamarlo plurale di rispetto, di... quello che è plurale piripacchio, non mi interessa, vale per lui e per tutti i suoi colleghi. Cioè, non cambia nulla. Non è che se definiamo che Elohim è un plurale di maestà, non cambia nulla, perché è un plurale di maestà usato per lui e per gli altri, di cui adesso andiamo a vedere i nomi. Quindi non cambia nulla, nulla. Quindi secondo me, poi è pure divertente, stanno perdendo tempo. Stanno perdendo tempo. Perché se noi diciamo Elohim e non lo traduciamo, perché tanto questo non sappiamo cosa vuol dire, non sappiamo cosa vuol dire. Diciamo quindi gli Elohim oppure quelli là, tanto, quello che è, e prendiamo atto del fatto che questo qui è uno di questi e questo è il capo, capiamo tutto ciò che c'è scritto nella Bibbia. Non abbiamo bisogno di inventare nulla, non abbiamo bisogno di introdurre le categorie esegetiche del mistero, mistero di Dio, mistero della fede, niente. È tutto scritto così com'è. E adesso andiamo a vedere alcune cose. Facciamo così. Siccome Elohim, appunto, non sappiamo cosa significhi, viene tradotto, ripeto, con Dio. Tutte le volte che nella Bibbia c'è Dio, in ebraico c'è quel nome lì. Dimenticando che è plurale. Un professore esegeta, lui sì, professore. Che ogni tanto, cioè, purtroppo, c'è chi mi chiama professore, io non sono un tubo. Lui invece sì, dice Billy non ha neanche capito che quando Elohim è usato col verbo al plurale indica le divinità pagane, quando è usato col verbo al singolare indica Dio. Se noi prendiamo questi libri qui, che sono quelli che hanno l'ebraico, la traduzione letterale, e che vanno appunto nelle facoltà di teologia o nell'università dove c'è la gente che studia l'ebraico, e leggiamo il versetto Genesi 20:13, lì c'è Abramo che parla e racconta di quando appunto questo Elohim è andato a chiamarlo fuori dalla terra del padre suo, e dice: e avvenne che quando il Signore, cioè che quando Dio, perché è Elohim, mi fece errare fuori dalla terra del padre mio. Questo è in tutte le Bibbie che avete in casa, e sono convinto che è rimasto singolare anche in quella lì speciale. Genesi 20:13. Ora venne che quando Dio mi fece errare, okay, lungi dalla casa di mio padre, beh, io le dissi... Basta, così, perché il problema è questo. Ora avvenne che quando Elohim, in ebraico, mi fece errare. Se voi prendete queste Bibbie qui, sapete cosa c'è scritto? Or avvenne che quando fecero vagare me gli Elohim da casa di padre mio. È plurale. In ebraico è plurale. E in queste Bibbie qui, che vanno nelle facoltà di teologia e nelle università dove si studia la Bibbia, quindi ci sono... tutti i docenti, anche gli studenti che conoscono l'ebraico, non possono tradurlo al singolare, quindi lo traducono al plurale. Nelle Bibbie per le famiglie è singolare, nelle Bibbie per gli studiosi è plurale. E poi io sono quello che si inventa le traduzioni. Poi andate a vedere Genesi 20:13, qualunque Bibbia abbiate in casa è al singolare. Sappiate che è plurale, plurale. Chiedetelo a qualunque ebreo incrociate per strada. Mi dici, nella tua Bibbia, 20:13 è plurale o singolare? Vi dirà plurale. Questo è l'inganno. Perché uno legge Dio mi fece errare, no? Elohim fecero errare me fuori dalla casa, non Dio mi fece errare. Che il verbo in ebraico è itu, che è plurale. Queste sono le traduzioni ballerine, ma quella lì non è una traduzione sbagliata. Perché, per esempio, la stessa casa editrice che pubblica questi libri qui, pubblica tutte le altre Bibbie che abbiamo in casa, e quindi qui lo traduce al plurale, lì, nelle altre Bibbie, lo traduce al singolare. Perché un conto sono le Bibbie che deve leggere la gente. E in quelle lì, tutti devono avere ben chiaro che si parla sempre di Dio. Questo non c'entra con le mie idee. Mettete a fianco le due Bibbie e lo vedete da soli. Lo capiamo anche noi ignoranti. C'è un bellissimo passo che è il Salmo 82, dove si dice una cosa che ovviamente per gli esegeti è inaccettabile.
Nel Salmo 82 si parla di una assemblea degli Elohim. E si dice che c'è un Elohim che presiede questa assemblea, è molto arrabbiato. Perché? Perché gli altri non governano come dovrebbero. E quindi lui li sta duramente rimproverando. Ora, lì abbiamo il termine Elohim. Abbiamo lì, nel Salmo 82, abbiamo 10 verbi al plurale. 10. Più gli aggettivi e i pronomi al plurale. Quindi è un'assemblea degli Elohim, quindi non si può dire che Dio fa un'assemblea con se stesso, no? No, perché se Elohim vuol dire sempre Dio, lì c'è scritto che Dio fa un'assemblea con se stesso e si arrabbia con se stesso perché non governa bene. Allora, lì lo capiscono anche i sapienti, allora devono trovare un'altra spiegazione. Ma devono trovare un'altra spiegazione perché, soprattutto perché nel penultimo versetto, sapete cosa c'è scritto? C'è scritto che il presidente dell'assemblea dice agli altri: sì, voi siete Elohim, ma voi morite come tutti gli Adami. Cioè lì c'è scritto che Dio muore, se Elohim vuol dire Dio, come tutti gli Adami. Questa roba qui. Allora, sono tanti, c'è un'assemblea, non lo possono negare e muoiono. Allora lì, sapete cosa vuol dire Elohim? Giudici. Cioè per i sapienti, improvvisamente in quel salmo, ma è chiaro che si parla di giudici. Ma se io facessi un'affermazione del genere, mi massacrerebbero. Per loro va bene così. È chiaro che si parla di giudici, no? Peccato che lì si dica: è vero che voi tutti siete Elohim, figli di Elion. Ma allora cosa succede? Che i giudici umani sono figli di Elion e invece gli Adam no? Cioè non tiene quella spiegazione lì. Ma quella spiegazione lì ha una smentita che è clamorosa. E adesso la andiamo a vedere. E soprattutto, per esempio, uno di questi che dice, no, che è ovvio che lì è giudici, è sempre quel professore ebraista di prima, sapete, quello del singolare plurale, no? Che dovrebbe prendere atto del fatto che siccome a chiamare Abramo fuori dalla terra di suo padre non è stato Dio al singolare, ma Elohim al plurale, vuol dire che la storia della salvezza è iniziata quando gli idoletti pagani, cioè gli idoletti di pietra, sono andati da Abramo e gli hanno detto: vieni via con noi. Dovrebbe prenderne atto lui, visto che è lui che dichiara quella regola. Ma comunque. Allora noi qui abbiamo questo passo dove ci si dice che c'è un'assemblea, un capo, il capo li rimprova e dice: voi chi vi credete di essere? Ok, siete Elohim, figli di Elion, ma tanto voi crepate come tutti gli altri. Come gli Adam. Guarda. Difatti questi qui muoiono come gli Adam. Prendiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 10. Perché c'è una smentita che è clamorosa. Ok. Dal versetto 30-31. Lì di Gesù Cristo sta discutendo con i suoi avversari, insomma, che lo stanno accusando, e dice questo: Io e il Padre siamo una cosa sola. Da che versetto sta leggendo? 30? Quelli raccolsero di nuovo pietre per scagliargliele addosso a Gesù. Allora egli disse: vi ho fatto vedere da parte del Padre mio molte opere buone. Per quale di queste opere mi volete uccidere a colpi di pietra? La folla gli rispose: non vogliamo ucciderti per un'opera buona, ma perché tu bestemmi. Avanti. Infatti sei soltanto un uomo e pretendi di essere Dio. Avanti. Gesù rispose: nella vostra legge c'è scritto questo: io vi ho detto che siete dei. Stop. Lì Gesù, non so, forse magari glielo mettono anche in nota. Lo scrivono in nota? Cosa scrivono? Sì. Lì Gesù cita il Salmo 82, quello di cui vi ho parlato adesso. Ok? Cioè, nelle vostre scritture c'è scritto: io ho detto, voi siete, in ebraico, Elohim. Nel Vangelo greco c'è scritto: voi siete Theoi, che è il termine col quale appunto poi si traduce con Dei. In greco giudici si dice Kritai. Allora, nel Vangelo di Giovanni, quando si cita il Salmo 82, si dice che questi qui sono definiti Theoi, non Kritai.
Cioè che siano definiti dei, lo dice il Vangelo. Quindi se loro credono al Vangelo, devono prenderne atto che quando loro dicono che qui significa giudici, sono smentiti dal Figlio di Dio, che dice che lì significa teoi. Dovrebbero prenderne atto, e invece fanno finta di niente. E dicono, ah ma lì Gesù voleva dire giudici. Cioè qui siamo di fronte a degli autori che usano sempre dei termini ma ne vogliono dire altri. Non esiste. È tutto chiarissimo. Elohim nell'Antico Testamento, Teoi nel Nuovo Testamento. Il significato è lineare, univoco. La smentita per loro è imparabile, ma di fatti non ne parlano mai. E ci vogliono far credere che nel Salmo 82 si parla di giudici, perché è ovvio che lì Elohim non può per loro significare Dio. O comunque quelli là, perché si dice che sono tanti che muoiono. E invece la Bibbia si dice chiaramente che sono tanti e muoiono. Senza, e ce lo dice con assoluta tranquillità. Facciamo così, siccome la regia mi dice che si potrebbe fare una pausa, io la farei adesso, poi entriamo nell'esame di un'altra roba molto interessante. E si parla dei 200 Malachim. Voi ricordatemi che vi devo dire una curiosità che interessa soprattutto le ragazze che hanno i capelli lunghi. E Malachim, c'era un'altra curiosità che vi dovevo dire, se non ve la segnate voi io me la dimentico. Eh? 200 Malachim che erano gli esecutori degli ordini e i controllori, i guardiani per conto degli Elohim, che fanno una cosa che non sarebbe mai dovuta avvenire, si uniscono carnalmente con le femmine Adam, fanno dei figli e insegnano loro tutta una serie di cose che alle femmine Adam non si sarebbero dovute insegnare. Ma che la Bibbia parla come giganti, no? Sì, ne parla nel capitolo 6 della Genesi in un modo molto ristretto. Questo racconto invece è molto ben presente in uno dei libri dell'Antico Testamento che noi e il canone ebraico, noi dico noi cattolici occidentali, e il canone ebraico non ritengono vero, che è il libro etiopico di Enoch, che invece è vero per i cristiani copti. E lì si racconta appunto quel passaggio lì, di questi 200 governati da uno che si chiamava Semiasa, che poi si riuniscono sul Monte Carmelo, e Semiasa dice adesso io so già come va a finire, che noi tutti assieme facciamo sta rivolta, voi i capi se la pigliano con me, perché sono il vostro capo. E allora loro firmano invece un documento di corresponsabilità, come dire siamo responsabili tutti. Sì, sempre lui, nel libro etiopico di Enoch. Se, lo so, sempre nel libro etiopico di Enoch, sia la versione etiopica che versione slava. Facciamo la parentesi sui capelli lunghi? Poi mi ricordate che devo andare avanti qui? Cioè capite com'è che si fa a fare le 6 del mattino? Ma non lo faccio, eh? Allora, quando si parla degli angeli, angelo è la traduzione dal greco angelos, che è una traduzione giusta dell'ebraico malach, che significa appunto colui che porta un annuncio, un ordine, no? E che poi è anche l'esecutore, il controllore del fatto che quell'ordine venga eseguito. Ora, io così come vi ho detto non parlo di Dio e non mi occupo dei mondi spirituali, non mi occupo degli angeli, quindi non vi sto a dire che esistono o non esistono gli angeli, non lo so e non me ne importa. La cosa che non accetterò mai è che mi si dica che gli angeli sono quelli della Bibbia, perché allora lì non ci sto. Perché la Bibbia parla dei Malachim, che erano individui in carne ed ossa, che mangiavano, bevevano, eccetera, eccetera, eccetera. Era persino pericoloso incontrarli, perché in un paio di casi si dice ho incontrato uno di quelli e sono ancora vivo, che culo. Ok? No, che culo non c'è nella Bibbia, ma... Scusate, mi è ogni tanto un francesismo. Abito vicino alla Francia, quindi mi scappano. Quindino, ma per la grazia divina, no? Sì, adesso... In questi forum dove si parla del mio lavoro, per esempio, si scrive l'esegeta Avram,
Il termine ebraico malak, tradotto in italiano con angelo, ha come soggetto esseri umani comuni. È ovvio, basta leggere la Bibbia, non si capisce. Poi esistono gli angeli, benissimo, non c'è problema. Non sono quelli lì. Quelli lì sono talmente carnali, talmente di molecole di ormoni sessuali, e chi ha un olfatto particolarmente sviluppato si comporta esattamente come il cane che sente il calore della femmina. Ma questo lo scrive Tertulliano, lo scrivono i rotoli del Mar Morto, ci mette l'accento Paolo di Tarso. Copritevi, a causa degli angeli. Basta mettere assieme tutte queste cose e si spiega tutto, senza inventare nulla. Senza inventare nulla. Ed è tutto molto più affascinante di quello che viene inventato. Però, sì, questi erano uomini come tutti gli altri. Perché loro si devono coprire i capelli per gli angeli? Quindi questi avevano un olfatto particolare, erano sì. Diversi dagli altri uomini. Sì. Allora non erano proprio uomini uguali. No, questi appartenevano alla razza degli Elohim. Cioè quello che non si capisce è se Malak, o Malachim in plurale, indicava una razza diversa oppure semplicemente un diverso grado in quella gerarchia militare. Cioè gli ufficiali, i comandanti, i sottufficiali, diciamo, o la truppa, ecco. Ok? Perché per esempio in Genesi 32, quando si racconta dell'incontro di Giacobbe con il suocero Labano, insomma, che riescono a non combattere, la faccio breve perché altrimenti ce ne sarebbe, riescono a non combattere, fanno un patto, definiscono un confine e dicono quindi, dunque, noi giuriamo che nessuno dei due supererà il confine con intenti ostili nei confronti dell'altro. La cosa bella è che sapete chi sono, allora siccome Labano era discendente di Nacor, quindi si incontrano Giacobbe e un suo zio, nella Bibbia c'è scritto che a tutela di quel giuramento, Giacobbe chiama gli Elohim di Abramo, Labano chiama gli Elohim di Nacor. Capite? Cioè come dire, io a garanzia chiamo i miei, tu a garanzia chiami i tuoi. E lì c'è scritto che finito questo giuramento partono. E mentre cammina, Giacobbe vede che gli vengono incontro due Malachim, cioè due di quelli lì. Allora io ho fatto 15 mesi di Naia in una, come alpino, in una compagnia d'assalto della NATO, e quindi queste cose le ho viste decine di volte, perché eravamo sempre Italia, estero, a fare. E allora cosa succede? Che arriva un gruppo vicino ad un accampamento militare, le sentinelle non c'è neanche bisogno che parlino, dicono, infatti Giacobbe li vede, e nella Bibbia, Genesi 32, se vogliamo controllarlo, dice, ma questo, bellissimo, è un accampamento degli Elohim, scritto così, nella Bibbia che avete in casa, e chiamò quel luogo Mahanaim, che alle volte viene tradotto, alle volte no. Comunque Mahanaim significa due accampamenti. L'esegeta ebreo Rashid Etruai, uno dei più importanti della storia dell'esegesi ebraica, dice che lì Giacobbe ha visto i due accampamenti, quelli che difendevano il confine di qui e quelli che difendevano il confine di là. Stupendo. Non c'è bisogno di inventare niente. Gerarchia militare. Yahweh Ish Milchama, uomo di guerra. Prego. Sì. Sarò fermo di qualche puntata, ma io sapevo che erano ancora in traduzione, quindi leggi. No, ci sono già un sacco di studi pubblicati, sì. Guardi, c'è una bellissima e ricchissima pubblicazione della UTET a cura del professor Moraldi, che consiglio di leggere. Ma non è conclusa la traduzione? No, non è conclusa, ma già quelli man mano che vengono pubblicati. Sì, quindi consiglio di leggerla perché è molto illuminante. Allora, dicevamo, no, che qui c'è questo qui che si chiama Kamos e che in realtà è l'Elohim dei Moabiti, perché poi qui in quel racconto che abbiamo letto prima si dice che Kamos è degli Ammoniti, in realtà lì sono stati i Masoreti che hanno commesso un errore, difatti poi Kamos è sempre dei Moabiti. Allora, secondo la dottrina, Kamos è un idoletto di pietra, cioè una divinità pagana assolutamente inesistente, no? Perché l'unico vero Dio è Yahweh. E quindi gli altri no. Allora, qui abbiamo Yahweh e qui abbiamo Kamos.
Allora, tutti e due intanto sono definiti Elohim. Tutte e due. Quindi vuol dire che per la Bibbia, se fosse vera la dottrina, la definizione di Elohim vale sia per il Dio vero che per un idoletto di pietra, dunque inesistente. Ma la cosa bella è che il re dei Moabiti, uno dei re dei Moabiti, si chiamava Mesha. Questo Mesha è citato nella Bibbia, nel secondo libro dei re, e si parla di lui. E si dice che durante un assedio voleva ingraziarsi e chiedere l'aiuto del suo Elohim, e che cosa fa? Gli brucia il suo primogenito. Che è esattamente ciò che Ezechiele 20:25 fa dire a Yahweh quando dice: io in passato, siccome quelli non mi ubbidivano, li ho ordinato e li ho obbligati a bruciarmi i loro primogeniti. Quindi vuol dire che primogenito li bruciavano qui e li bruciavano qui. Quindi vuol dire che si bruciavano sia per il Dio vero che per gli idoletti di pietra. Poi Giosuè 10, l'hai tenuto aperto? Ho guardato Genesi. Ok. Andiamo all'ultimo versetto, sì, gli ultimi due versetti di Giosuè, o l'ultimo, di Giosuè 10. Questo avvenimento è descritto nel libro del Giusto. Per quasi un giorno intero il sole restò in alto in cielo. Giosuè 10? No, 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 no. Questo è scusa. Gli ultimi versetti. Ah, no, no, no. Ecco, sì, no. Sì, su questo. Ok. Prego. Così Giosuè conquistò l'intera regione, la montagna e la pianura, le colline e il deserto del sud. Uccise tutti i re senza risparmiare nessuno e sterminò tutti gli esseri viventi, come aveva ordinato il Signore Dio di Israele. Grazie, basta così. Questo qui è una delle tante sintesi, ma di resoconti del genere, se voi leggete la Bibbia, le trovate continuamente. Abbiamo preso quella, quel centro abitato e l'abbiamo ammazzati tutti, compreso le donne, i bambini e gli anziani. Abbiamo preso quel centro abitato e l'abbiamo ammazzato così come ha ordinato Yahweh, così come ha ordinato Yahweh. Se leggete numeri 11, leggete che Mosè vede ritornare i comandanti dopo una battaglia e si arrabbia con loro e dice: ma avete lasciato in vita tutte le femmine? Cioè, non vi ricordate gli ordini? Sterminare tutti. Dice: allora fate così. Prendete ogni femmina che abbia il bambino, quindi si è unita con un uomo, uccidete lei e il bambino. Le vergini le tenete per voi. Questi erano gli ordini. Ed è un resoconto che nella Bibbia è continuo, pulizia etnica. Ci dobbiamo mettere noi, dobbiamo uccidere quelli che ci stanno, finito. Ovviamente gli altri si difendevano. E c'è una stele che si chiama stele di Mesha, cioè il re dei Moabiti, quello che era governato da questo Camos. Questa stele di Mesha è del 850 avanti Cristo, quindi siamo esattamente dentro quegli avvenimenti di cui ci ha letto adesso la signora, la datazione è proprio quella. E in questa stele di Mesha, che è tradotta e pubblicata in quella enciclopedia biblica di cui vi dicevo prima, pubblicata dalla casa editrice cattolica, quindi siamo assolutamente tranquilli, per esempio lui fa un resoconto che è esattamente uguale alle decine di resoconti che trovate nella Bibbia. Andai, combattei, presi quel centro abitato, uccisi tutti, 7.000 uomini, ragazzi, donne, ragazze, serve, poiché li avevo votati a Camus. Esattamente come la Bibbia dice, l'abbiamo ucciso tutti come ci aveva ordinato Yahweh. Quindi sterminio, sterminio, lo faceva questo e lo faceva questo. Nella stella di Mesha, alle righe 9 e 32, si dice che Camos dimorava presso, cioè stava nell'accampamento dei suoi. Se noi prendiamo la Bibbia, ne leggo soltanto un passo perché è curioso, nella traduzione della Conferenza Episcopale Italiana, si dice costantemente che Yahweh dimorava presso i suoi. Quindi, Mesha dice che Camos dimorava nelle sue tende, cioè assieme a loro. La Bibbia dice che Yahweh dimorava nelle tende, assieme a loro. Quindi anche qui, diciamo nelle tende,
uguale. Cioè, è curioso, eh? Il Dio vero faceva esattamente le stesse cose che facevano i idoletti di pietra. Sentite a che punto Yahweh viveva e passava in mezzo alle tende dell'accampamento. Deuteronomio 23, versetto 13. Era costretto a dare questi ordini, Yahweh. Avrai anche un posto fuori dall'accampamento e là andrai per i tuoi bisogni. Nel tuo equipaggiamento avrai un piolo con il quale nel ritirarti fuori scaverai una buca e poi ricoprirai i tuoi escrementi. Perché Yahweh, l'Elohim tuo, passa in mezzo al tuo accampamento ed egli non deve vedere in mezzo a te le tue indecenze. Dio. Cioè si era stufato di calpestare, quelli la facevano dove capitava, ha detto adesso basta, adesso andate a farla fuori e la coprite. Dio. Traduzione della conferenza, lo trovate nelle Bibbie che avete in casa, eh? Traduzione della conferenza episcopale italiana. Cioè, è tutto di una concretezza stupefacente, bellissima, di un fascino incredibile. Quindi vivevano assieme. Sempre nella stele di Mesha c'è scritto che a un certo punto, in un momento in cui Camos, arrabbiato con loro, non li accompagna in battaglia, loro vengono sconfitti. In Numeri 14 c'è scritto una volta che Mosè dice ai suoi: non andate a combattere perché Yahweh oggi non viene con voi. Loro vanno a combattere e vengono sconfitti. Uguali. Cioè sono uguali in tutto. In tutto. La dottrina ci vuol far credere che questo qui era un mucchietto di pietra e quello là era il Dio trascendente, onnipotente, eccetera. Uguali. I seguaci di questo facevano per l'idoletto di pietra esattamente ciò che i seguaci del Dio vero, trascendente, onnipotente facevano per il Dio vero, trascendente, onnipotente. Cioè, bisogna chiudersi gli occhi, ma non con una fetta di prosciutto, bisogna mettere un prosciutto e un prosciutto interi per non vedere queste cose qui, che sono evidentissime, non sono interpretazioni. Non so, è semplice lettura di ciò che c'è scritto facendo finta che ciò che c'è scritto sia vero, punto. Poi se tutti assieme vogliamo dire che la Bibbia è Pinocchio, diciamo che è Pinocchio. Ripeto, per me non è un problema, ma Pinocchio scrive quello. Cioè che non vuol dire necessariamente la verità, no? Cioè è un po' come per dire se uno si mette a tradurre Pinocchio per gli Inuit, no? E poi i saggi Inuit dicono: ah no, ma tu vuoi farci credere che i bambini nascono partendo dal legno. No, 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 io non so come si fanno i bambini. Vi dico che in quel libro c'è scritto che quel bambino è stato fatto partendo da un pezzo di legno. Poi tutti assieme stabiliamo che è una fiaba, benissimo, tutti assieme stabiliamo che è una fiaba, ma c'è scritto quello. Poi la verità è un'altra, la verità è un'altra, benissimo. Ma nella Bibbia c'è scritto quello. La cosa bella è che tutte queste cose, però, senza bisogno di interpretazione, messe una a fianco all'altra, costruiscono un mosaico preciso. Preciso, che non richiede interpretazione. C'era un gruppo di individui, si sono spartiti dei territori, il capo ha preso delle decisioni, dopodiché questi qui, come succede in tutti i governatori, soprattutto insomma, nel passato, cercavano di portarsi via i territori gli uni con gli altri, ognuno utilizzando i suoi, punto. Questo c'è scritto. Ed è normalissimo, tra l'altro, cioè non è neanche difficile da capire, perché è normalissimo. Vi dicevo prima di chi ha portato fuori dall'Egitto, una, sempre quella ebrea che vi ho citato prima, di Roma, un giorno mi ha detto: vatti un po' a leggere questo passo qui dell'Esodo e guarda quanto è curioso. E siamo in Esodo 32. E la vicenda del vitello d'oro la conoscete, no? Allora, Mosè è sulla montagna, un po' che non scende, i suoi vedono che non scende, si rivolgono a Aronne. Ah, poi ricordatevi di dire due cose sul sacerdote. Ad Aronne, che era il sommo sacerdote. Si rivolgono a lui e gli dicono: facci degli Elohim, questo è scritto in ebraico, facci degli Elohim che ci conducano appunto nel posto dove dobbiamo andare. E Aronne, che era il sommo sacerdote di Yahweh, non prova neanche per un attimo a convincere, dice: va bene, ok, perfetto, datemi loro, che facciamo? E fondono questo famoso vitello. Sulla montagna,
diciamo Yahweh, a conoscenza di quello che sta avvenendo sotto, dice a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Il tuo, non il mio popolo, quello lì doveva essere il popolo di Yahweh. Si sono allontanati dalla strada che ho prescritto, si sono fatti un vitello fuso, si prostrano davanti ad esso e dicono a Israele, quindi il tuo popolo dice al popolo di Israele: ecco il tuo Dio, cioè ecco i tuoi Elohim che ti hanno fatto uscire dalla terra d'Egitto. Capite? Cioè qui quello che mi ha fatto notare questa signora è la netta distinzione tra due popoli. Uno che è il popolo di Israele, l'altro che è un popolo che a detta di Yahweh Mosè ha voluto portarsi fuori per conto suo e che adesso sta facendo casino. È quel popolo lì che si è fatto fare il vitello d'oro e dice all'altro popolo: guarda che sono quelli lì gli Elohim che ti hanno portato fuori, mica il tuo. E Yahweh dice a Mosè: adesso lasciami, lascia che la mia ira si accenda contro questo popolo e li brucerò. E Mosè gli dice: no. Poi gli egiziani diranno che li hai fatti uscire per ucciderli nel deserto, capite? Gli egiziani diranno che li hai fatti uscire per ucciderli nel deserto. E difatti Yahweh non li uccide. Cioè Dio dice al suo comandante in campo: lasciami fare, che quelli lì li faccio fuori perché stanno facendo troppo casino. Il comandante in campo gli dice no e lui non lo fa. È o non è bello questo racconto? Cioè è o non è affascinante tutta questa cosa? Ma infinitamente di più di tutte le favole che ci hanno inventato sopra. La Bibbia va letta, ma va letta come? Calma, no? E facendo i ragionamenti da ignorante, allora vengono fuori queste cose che sono stupende, stupende. Noi su al nord mangiamo polenta e c'è un detto che recita così: alla settima fetta anche io mi accorgo che è polenta. Cosa vuol dire? Vuol dire che uno ci invita, ci dà qualcosa da mangiare e ci racconta che è una ricetta preziosissima, segreta, antichissima, gestita da paura, tipo, seconda, poi comincio a avere dei sospetti, quando arrivo alla settima dico no, ho capito, se mi dai polenta per cortesia dimmi che è polenta, io la mangio volentieri, ma dimmi che è polenta. Ecco, io con la Bibbia sono arrivato alla settima fetta, non dicendo che polenta è la disprezzo, perché io l'apprezzo tantissimo, l'apprezzo al punto che cerco di mettere in evidenza ciò che c'è veramente scritto. Secondo me quelli che la disprezzano sono quelli che dicono sì, c'è scritto quello, ma in realtà... No. In realtà c'è scritto quello, punto. Se poi tu vuoi pensare che voglia dire dell'altro, sei libero di farlo, ma ci mancherebbe, non sarò certo io a contestarlo. Ma non puoi dirmi che quello non c'è scritto perché comunque quello non conta, perché ciò che vuol dire è altro. No, quello intanto conta perché c'è. Il resto, va bene, non mi interessa. Quello che c'è scritto lì mi è più che sufficiente. Più che sufficiente. Quindi questo è l'atteggiamento mio. Poi non mi piace, l'ho cartocciato, l'ho buttato in cestino, c'è nessun problema. Però io sono chiamato a parlare e vi racconto il mio. Allora, capite che qualunque cosa definiscano per Elohim, quantomeno lo applichiamo a Elohim e a Camos, esattamente nello stesso modo. Riguardo a Aronne, perché vi ho detto, ricordatevi sacerdoti. Quindi, qualunque cosa venga attribuito a questo termine serve per tutti gli Elohim della Bibbia, quindi comunque non arriva a identificare quello lì come l'unico, lasciamo stare il più grande, meno ancora, meno che mai come l'unico, perché ce n'erano tanti conosciuti anche per nome e ci dice, la Bibbia ci dice anche che tipo di assegnazione di parte della famiglia avevano ricevuto. Ce lo dice la Bibbia, basta che lo leggiamo. Allora noi sacerdoti sappiamo che i nostri sacerdoti sono quelli che devono occuparsi, poi vi devo dire due o tre cose scientifiche, non so che ore sono, ma quando avete fame smettiamo, me lo dite. Sappiamo che per noi i sacerdoti sono quelli che diventano sacerdoti per vocazione e poi si devono occupare della nostra anima. Per portarla a Dio.
Ora, siccome nell'Antico Testamento non si parla assolutamente di salvezza dell'anima, e come vi ho letto all'inizio, tutte le promesse si risolvevano qui, poi hanno cominciato a spiritualizzare da un certo punto in avanti, è stata la prima cosa forse che vi ho letto, lì i sacerdoti, cioè i Kohanim, erano in realtà individui che dovevano occuparsi di lui, non del popolo, di lui, cioè del suo cibo, della sua casa, delle sue esigenze, delle sue suppellettili, eccetera, eccetera, eccetera. E si diventava sacerdoti perché si apparteneva alla famiglia di Aronne e poi alla tribù dei Leviti, quindi non per vocazione, ma chi nasceva dentro quel gruppo lì era destinato a quel tipo di servizio, tant'è che loro venivano esentati da ogni altro servizio perché appunto dovevano dedicarsi esclusivamente a lui. La cosa curiosa è che appunto loro gli preparavano il cibo, gli preparavano quelle sostanze odorose che vi ho detto prima, facevano in modo che ci fosse sempre questo, che nei racconti omerici sono le ecatombi, cioè ecatombous vuol dire 100 buoi, cioè uccidevano decine, non necessariamente 100, ma insomma un sacco di animali, appunto, di cui parte veniva mangiata e parte veniva bruciata per produrre quel fumo, che è questo. Offrirai, consumato dal fuoco per Yahweh, il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso, il grasso attorno ai lombi, al lobo del fegato che distaccherai dal di sopra dei reni. Cioè Dio dava queste indicazioni di precisissima macelleria, cioè diceva quel grasso lì è mio. E in Levitico 7, chiunque mangerà quel grasso di animali che si deve offrire consumato dal fuoco per Yahweh sarà eliminato dal suo popolo. Cioè se beccate qualcuno che usa quel grasso lì per lui, lo ammazzate, perché quel grasso lì è mio. Preciso, eh? Cioè non fatemi un sacrificio che indichi simbolicamente il fumo, no, io voglio quel grasso lì, e quel grasso lì mi calma quando lo annuso, il fumo. Perché lo calma? Eh? Perché lo calma? Ho detto prima perché è pieno di endorfine quel fumo lì. Perché lui ne aveva bisogno? Pensiamo se veramente questi qui erano individui provenienti da, potevano avere uno stress mica male. Cioè se noi senza andare da altre parti mandassimo a vivere costantemente presso una delle 700 tribù che vivono in Papua Nuova Guinea, saremmo stressati 24 ore al giorno. Ma molto stressati. Quindi comprensibilissimo. Grandi responsabilità. Comprensibilissimo. E quindi voleva questo grasso qui. Stessa descrizione, o comunque simile, si trova nell'Iliade dell'Odissea, dove si diceva che un certo tipo di grasso andava avvolto attorno a certi pezzi di muscolo e quella parte lì doveva essere bruciata per produrre fumo da annusare. Quindi curioso, che tutti inventassero le stesse cose. Allora, i sacerdoti, quindi si diventava sacerdoti perché si apparteneva a quella stirpe, a quella famiglia, a meno che Levitico 21, traduzione della Conferenza Episcopale Italiana. Yahweh dice a Mosè, parla ad Aronne e digli, per il futuro nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche deformità potrà accostarsi a offrire il pane al suo Elohim, perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi, né il cieco, né lo zoppo, né chi abbia il viso deforme, né chi abbia fratture o non funzionanti il piede e la mano, né un gobbo, né un nano, né chi abbia macchie nell'occhio, scabbia, piaghe purulente o i testicoli acciaccati. È Dio che parla. Cioè gli imperfetti fisicamente da me a casa mia non entrano. Una egittologa mi dice a Roma, già due o tre anni fa, c'è un egittologo che viene sempre, quella accademica, ufficiale, che viene sempre quando faccio la conferenza a Roma. E mi disse, ma questa roba qui corrisponde esattamente ad un ordine che i colleghi egiziani di Yahweh, cioè di Shamshur, quindi di Elohim, diciamo, che governavano in Egitto, davano per un gruppo di sacerdoti che si dovevano occupare dell'allevamento degli animali di cui loro si nutrivano. E dice, però lì presso gli egiziani non c'era soltanto il divieto di avere deformità fisiche, li volevano esteticamente belli. Cioè Yahweh si accontentava del fatto che non avessero difetti fisici. Gli egiziani li volevano in più belli.
forse, non so, avevano più scelta, non lo so. Comunque li volevano belli. E oltretutto mi dice, ti ricordi tutte le raffigurazioni di questi qui tutti rasati? E se voi andate a leggere nella Bibbia, dove lui dà le indicazioni per quelli che dovevano entrare da lui, dice passeranno il rasoio su tutto il corpo. Cioè lui chiedeva le stesse cose che chiedevano i suoi colleghi in Egitto. Uguale. Uguale. Erano sempre loro che si sono spartiti tutto il territorio, tutto uguale. Cioè tutto così affascinante, non c'è bisogno di inventare nulla. Prego. Ha vinto la guerra finale. Lui che ha vinto la guerra finale, forse. Cioè nel senso che noi conosciamo lui perché il suo popolo attorno a lui ha creato questa unità che si è protratta nei secoli, poi questo libro è stato ritenuto, perché diciamo questo allora, il popolo ebraico non ha la necessità di fare proselitismo, loro hanno un patto con quello lì e a loro non interessa portare altri dentro quel patto, perché quel patto lì è un patto esclusivo, no? Cioè lui è quello che ci governa, noi abbiamo un patto con lui. Noi cerchiamo di essere uomini giusti, cioè rispettare il patto, e lui rispetterà le sue clausole del patto, punto. Poi invece questo libro purtroppo è stato preso da un altro gruppo di potere che l'ha utilizzato per fare ciò che conosciamo, no? E di questo secondo me giustamente gran parte degli ebrei sono arrabbiati, che hanno detto, cioè voi cosa c'entrate col nostro libro? Niente, niente. Però comunque per via dei legami con l'impero, per via soprattutto di Costantino, che a un certo punto, visto che si predicavano diverse decine di cristianesimi diversi, in pieno contrasto l'uno con l'altro perché nessuno sapeva nulla e ognuno inventava quel che voleva, Costantino li ha messi assieme a Nicea e ha detto adesso voi uscite di qui con una verità, cazzi vostri, una, non frega niente, quella che è. E se voi le siete reso conto anche della vita a Costantino, quelli lì dentro si prendevano pugni, cioè proprio fisicamente si legnavano. Come parla? È venuta fuori una verità e quella noi dobbiamo credere. E quel libro è stato artificiosamente utilizzato come base per creare quella verità. Ma quel libro, per esempio, non ha neanche il peccato originale, non ce l'ha. Quelli che mi dicono, Biglino, giustamente no, ignorante, quindi non ha neanche capito che la Bibbia va letta in chiave simbolica. In chiave, va bene. E poi seguo questa cosa da un po' di anni, tanti, e, per esempio, no, che c'è tutta la simbologia sulla mela di Eva. Solo che nella Bibbia la mela non c'è. Sappiatelo, la mela di Eva nella Bibbia non c'è, mai. Ma quelli che mi dicono che io non so che la Bibbia va letta in chiave simbolica, poi costruiscono la simbologia sulla mela. La Vergine era una giovane donna, non una Vergine. Esattamente, lì siamo ancora nelle traduzioni tra Parthenos, Betulah e Alma in ebraico, eccetera, giustissimo, considerazione perfetta. Ma in più, prima ancora, c'è questo discorso qui, si costruisce la simbologia sulla mela che non c'è. Avete presente l'attraversamento del Mar Rosso? Poi se abbiamo tempo, vorrei raccontarvi delle cose sui Danao, visto che voi qui con i Danao siete i Shardana, i popoli del mare. E vabbè, qui avete Leonardo Melis che vi racconta molto bene di questo. Attraversamento del Mar Rosso. Tutta la simbologia del Mar Rosso, che addirittura richiamerebbe ciò che ha fatto Gesù Cristo nei 3 giorni in cui sarebbe stato morto prima di risorgere. Cioè che è sceso nell'abisso dell'inferno, no, per poi risalire alla luce. E quindi la discesa nella profondità del Mar Rosso prefigurerebbe, no, questa discesa negli inferi di Gesù Cristo, quindi una costruzione teologica perfetta. Peccato che nell'Antico Testamento il Mar Rosso non ci sia mai, mai. Non hanno attraversato il Mar Rosso, hanno attraversato un canneto, Yam Suf, mare di canne. Chiedete a qualunque ebreo che sappia l'ebraico, dirà, senti che cosa hanno attraversato? Vi dirà, hanno attraversato un canneto. Quella del Mar Rosso è una grande invenzione e su quella grande invenzione c'è una grande costruzione simbolica, saldamente basata sul nulla. Perché hanno attraversato un canneto.
Un canneto del quale si verifica, ed è stato ancora descritto nel 1860 dall'ufficiale inglese Alexander Tallock, che era a distanza lì con i suoi prima che fosse tagliato il canale di Suez, che esattamente come dice la Bibbia, arriva durante una notte un forte vento da est, il mattino dopo c'è una secca che si è liberata. I beduini, dice questo ufficiale inglese, che lo conoscevano, attraversavano la secca, dopo un po' di ore le acque tornano dove erano prima, ma lì c'era quasi un metro e mezzo, non il Mar Rosso, canneto, canneto. Ma questa non è una traduzione mia, non è una traduzione mia, andate in internet, prendete qualunque traduzione interlineare biblica, troverete mare di canne, perché quello è. Il Mar Rosso non esiste, proprio non è mai citato nella Bibbia, mai. Allora al posto della mela? Eh? Al posto della mela? Adesso ne parliamo. Allora. Capite? Cioè, quindi abbiamo tutta una serie di costruzioni simboliche saldamente aggrappate alle nuvole. Cioè si inventa una cosa e poi su quella si costruisce la simbologia. L'attraversamento del Mar Rosso è molto più del mare di canne, è molto più affascinante nel racconto biblico che non nella favola del miracolo. Ma molto più affascinante, molto più interessante. Così come tutta la vicenda delle piaghe che si sono ripetute sul lago Nchosa in Camerun nel 1984 e nel 1986, cioè 40 anni fa, esattamente come quelle bibliche. Poi se abbiamo tempo ne parliamo. La mela. Allora, che la Bibbia parli, l'abbiamo detto prima, che la Bibbia parli di ingegneria genetica, noi lo sappiamo da sempre attraverso il Talmud. Però ci scrive, però a differenza di ciò che dice Biglino, gli ingegneri genetici non erano gli Elohim, ma erano i Refaim, vocalizzabile come Rofim, cioè medici e non gli Elohim. Questo è scritto nel Talmud Yerushalmi, che è il Talmud che utilizzano questi esegeti. La Bibbia dice che a fare quella roba lì sono stati gli Elohim. Se il Talmud dice che sono stati i Rofim, non chiedete a me chi è stato. Io vi racconto la Bibbia e vi dico che nella Bibbia c'è scritto che sono stati gli Elohim. Se per il Talmud sono stati i Rofim, bene, cioè non so come dire, si mettano d'accordo il Talmud di Yerushalmi e la Bibbia dei Masoreti e poi ci dicano qual è la verità, ma il problema non è mio, il problema è loro. Io racconto la Bibbia, non il Talmud, perché a me è stato detto che la Bibbia è ispirata da Dio, non il Talmud. E quindi nella Bibbia c'è scritto che gli ingegneri genetici erano gli Elohim. Se poi invece erano gli Elohim, comunque l'importante è capire che alcune migliaia di anni fa, in una certa zona del pianeta, c'era qualcuno che praticava l'ingegneria genetica. E ce lo dicono anche gli scienziati. Poi se abbiamo tempo lo leggiamo. Allora, questi fanno l'Adam. E la Bibbia ci dice che fanno l'Adam utilizzando il loro Tselem. E questo ovviamente è tutto ben descritto nei libri, tutto documentato. Tselem è un termine ebraico che significa quel quid di materiale che contiene l'immagine, che siccome deriva dalla radice ebraica Tzalam, significa che è stato tagliato fuori. Quindi la Bibbia si dice che noi siamo stati fatti, beh, Tselem degli Elohim, cioè con Tselem degli Elohim. Quindi con quel quid di materiale che contiene l'immagine degli Elohim che è stato tagliato fuori. Quei racconti di cui vi dicevo prima, di cui la Bibbia è una copia, e questo è uno degli esempi, e che sono favolosi, secondo la dottrina, mentre questo è vero, ci dicono addirittura da dove è stato preso quel pezzo lì. Veniva preso dal sangue dei maschi giovani loro, di quelli lì, Elohim, che là in realtà non si chiamano Elohim, ma si chiamano Anunna o Annunnati, oppure Ilu o Ilalu, a seconda del tipo di lingua, cioè sumera, accadica o semitico orientale babilonese. Sono sempre loro. Allora, che la Bibbia parli di ingegneria genetica lo sappiamo, lo sanno da sempre, benissimo. Fanno l'Adam, poi dice la Bibbia, presero l'Adam e lo posero in Gan Eden. Il che Gan Eden sarebbe quello che noi conosciamo come il famoso paradiso terrestre. Quindi vuol dire, chiaramente, che non l'hanno fatto nel paradiso terrestre. L'hanno fatto da un'altra parte e poi l'hanno preso e l'hanno portato lì. Gan Eden, purtroppo a fine luglio mi sono stati rubati tutti gli appunti, tutti. Quindi sto cercando faticosamente perché avevo un sacco di robe scritte a mano, insomma, di ricostruire, eccetera.
E tra quegli appunti c'era anche una cartina che avevo disegnato, che in qualche rivista, in qualche conferenza l'ho fatto vedere 2 o 3 anni fa, quindi in qualche conferenza su YouTube si vede quella cartina lì, dove collocavo il Gan Eden. E Gan Eden, io lo spiego sempre, questo invece si trova in tantissime conferenze, Gan in ebraico significa luogo, giardino, recintato e protetto. Dal Gan ebraico deriva il Pairi Daessa iranico, che significa giardino recintato e protetto. Senofonte e Diodoro Siculo hanno trasposto in greco il Pairi Daessa e è diventato Paradeisos, e loro lo usano per identificare i giardini recintati e protetti dei signori di Babilonia. Dal Paradeisos greco deriva il Paradisum latino, da cui deriva il nostro paradiso, che con il Gan Eden c'entra meno dei cavoli a merenda. Le scienze, luglio 2014. Il nome paradiso deriva da Pairi Daessa, termine iranico che significa frutteto murato. Ah, poi dopo io nelle conferenze spesso ho parlato del parallelismo preciso tra il Gan Eden biblico e il giardino di Alcinò nell'Odissea, uguali. Allora, deriva da Pairi Daessa, frutteto murato. Senofonte grecizza Pairi Daessa in Paradeisos. Omero, nell'Odissea, descrive qualcosa di simile. Per fortuna lo dico da 3 anni. Per fortuna, e c'è la documentazione in rete. Qui è scritto in luglio 2014. Che quale che sia la spiegazione che trovano per Elohim, va benissimo. Non vale la pena veramente neanche di dedicare 2 secondi a dire vero o non è. Ok, è quella lì e quella lì. Così tutti tranquilli. Il fatto è che quella lì non è che ci documenta che Yahweh è il Dio unico, trascendente, onnipotente, creatore del cielo e terra. Ci dice che in quel modo lì chiamavano tutti quelli lì, punto, compreso lui. E adesso facciamo un passetto fuori dalla Bibbia, in un testo extrabiblico, che però è strettamente e direttamente collegato con la Bibbia, perché è stato scritto da un personaggio che è conosciuto e citato dalla Bibbia. Però prima, cioè, mentre io vi parlo, mi vengono in mente miliardi di cose, e so già che non me ne posso parlare perché stanotte non faccio le 6 del mattino, oggi ho già fatto 9 ore di viaggio. Allora, domani, sappiamo che dopo Noè ha 3 figli, diciamo dalla Bibbia ci si occupa di Sem. Sem ha tutta una serie di figli e figlie, finché si arriva a uno che si chiama Ever, da cui derivano gli Ibrim, diciamo formalmente gli ebrei. Ah, una cosa, adesso appunto parlavo con l'amico Davide, la preciso, come avete capito, no? Ci sono, lo sappiamo bene, nei confronti dell'Antico Testamento ci sono tante chiavi di lettura, no? Quella teologica, esoterica, esoterica iniziatica, cabalistica, eccetera. Come avete capito, io faccio la chiave di lettura più immediata, cioè quella letterale, perché parto da un presupposto che intanto, quando una lingua comunica, intanto di sicuro comunica quello che c'è scritto, poi magari comunica anche altro, ok? Quindi io dico, non sappiamo chi l'ha scritta, come, quando, eccetera, ma almeno leggiamo ciò che c'è scritto, perché se più diciamo sì, c'è scritto quello, ma in realtà vuol dire che, allora veramente lasciamola perdere. Quindi dico, almeno facciamo questa, proviamo questa chiave di lettura e la mettiamo a fianco delle altre, sapendo che è uno dei tanti possibili elementi di riflessione. Poi uno sente questa, sente l'altra e decide quella che ovviamente gli piace di più. Però bisogna sapere che c'è anche questa, che questa qui c'è. Invece sono ormai, sì, diciamo, dal 2011 che mi si dice che questa non la devo fare nel modo più assoluto, perché è quella dell'ignoranza. Ed è per quello che io la faccio sempre di più, perché mi piace tanto essere ignorante. E allora, diciamo, Ever, Ibrim, poi Ever, figli, figlie, finché si arriva uno che si chiama Terah, che ha un figlio che si chiama Abramo, uno che si chiama Nacor, uno che si chiama Aran. Abramo ha un figlio che si chiama... Ah, tutti gli altri mi portino il diario, per cortesia, perché...
E alla prossima conferenza accompagnati dai genitori, perché per non sapere che il figlio di Abramo è Isacco, che ha un figlio che si chiama? Ok. In Deuteronomio 32,8 cosa abbiamo letto prima? Chi è stato affidato a Yahweh? Giacobbe. Ok? Porzione di Yahweh, quando Elion fa le divisioni, porzione di Yahweh è Giacobbe. Ok? Non Abramo. Di Abramo però vi leggo una robetta. Qui ho scritto dei rabbini americani, questi docenti universitari, per delle curiosità mie. E siccome, come dicevo prima, la grande apertura mentale della cultura ebraica a 360 gradi, mi ha risposto il professor Robert Wexler, presidente dell'American Jewish University di Los Angeles, quindi non il piccolo teologo, e per delle domande che gli ho fatto su Abramo, questa è la mail: Most modern biblical scholars do not consider Abraham to have been a real person. La maggior parte dei loro studiosi biblisti pensa che Abramo non sia mai esistito. Con la Bibbia facciamo finta che è meglio. Not everyone accepts that Moses was historical. Non tutti accettano che Mosè sia storicamente esistito. Le menti aperte ci sono e si pongono i sani dubbi. Ma siccome lì, nella Bibbia che ci si dice essere vera, si dice che è esistito, noi facciamo finta che sia esistito, perché altrimenti. Però facciamo finta. Allora, vi dicevo prima che leggendo attentamente la Bibbia parrebbe anche di capire che quello che si è presentato a lui non è quello che si è presentato a lui. Tant'è che la Bibbia, l'abbiamo letto prima, quella che avete in casa, a Yahweh gli era affidato questo qui, non quello là. Un po' di tempo, tra Abramo e Giacobbe quanto passa? Dunque, sì, esatto, sì. Però sono più lunghe delle nostre. Noi, le nostre generazioni sono tra i 25 e i 30 anni, in questo periodo qui 70 anni circa. Qui Aran ha un figlio che si chiama Lot, che sicuramente avete sentito nominare per le vicende di Sodoma e Gomorra. Allora, ho detto prima, no, che Elion fa questa spartizione, a Yahweh toccano questi, e poi Yahweh fa guerra per conquistarsi altri pezzi di territorio. E contro chi fa guerra? Se voi, quando voi leggerete le Bibbie attentamente, cioè mai, troverete che i nomi ricorrenti, qui cado giù dal pretellino, che troverete che i nomi ricorrenti dei nemici di Israele, Israele, sapete il nome che acquisisce Giacobbe dopo aver combattuto fisicamente con uno degli eri. Allora, sono Moabiti, Ammoniti, Amalechiti, Edomiti, Madianiti. Quindi, nella Bibbia, che ripeto è un libro di guerra, si racconta delle guerre tra questi qui e questi qui, per la conquista della famosa terra promessa. Possiamo prendere intanto Giosuè 13, versetto 1? Allora, combattono contro questi qui, per strapparsi i territori. Ma sapete chi sono questi qui? Moabiti sono discendenti di Lot, nipote di Abramo. Ammoniti, discendenti di Lot, nipote di Abramo. Amalechiti, discendenti diretti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Edomiti, discendenti diretti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Madianiti, discendenti diretti di Abramo attraverso la femmina Keturah. Cioè, si combattevano in famiglia. Si combattevano in famiglia. Capite? Questa è la grande epopea della conquista. Si combattevano in famiglia. Sull'altra Bibbia, prendiamo Giudici 11:24. Ah, ma la signora fa tutto da sola, datele una mano. Io ho Giosuè. Sì, lei ha Giosuè.
Tanto leggiamo, mentre lei, signora, cerca Giudici 11:24, leggiamo il primo versetto di Giosuè 13. Giosuè è il successore di Mosè, è quello che ha dato l'avvio alla conquista della terra di Canaan. Giosuè ormai era molto vecchio e il Signore gli disse: Yahweh, Signore, Yahweh. Tu sei già avanti negli anni, ma restano ancora vasti territori da occupare. Rimangono tutte le province dei Filistei. Ecco, stop, perché poi lì fa tutto l'elenco. Allora, voi pensate che dunque si sta parlando della terra promessa, cioè la terra che Dio, il Dio, secondo la dottrina, Dio trascendente, onnipotente, ha promesso ai suoi, a questi qui. Dio dice a Giosuè, il capo dei suoi: Giosuè, tu ti sei fatto vecchiarello e c'è ancora un sacco di roba da conquistare. Cioè, ci vogliamo dare una mossa. Ma non dovrebbe essere l'opposto? Cioè, Giosuè che guarda Yahweh e gli dice: grande capo, sono decenni che ci prometti sta terra, io sto invecchiando, ti vuoi dare una mossa? Invece è il contrario. Cioè, Yahweh che gli dice: io ve l'ho promessa, ma tu cosa aspetti ad andartela a conquistare ammazzando e facendo ammazzare? Adesso lei ha trovato Giudici 11, noi andiamo a Giosuè 10. Giudici 11:24. Sentite che bello questo versetto, vale come 10 trattati di teologia. Giosuè 10. Ok, prima leggiamo Giudici 11:24. Qui a parlare è Jefte. Jefte è in un certo momento il comandante in capo delle forze di Israele che sta combattendo contro gli Ammoniti, e Jefte sta discutendo con il re degli Ammoniti. E sentite cosa gli dice. Le terre di cui il tuo dio Camos ti ha fatto entrare in possesso, tu te le tieni, così anche noi ci teniamo quanto il Signore nostro Dio ci ha fatto possedere. Avete sentito? Il comandante in capo delle forze di Israele dice al comandante in capo delle forze avversarie: il tuo Elohim, perché in ebraico è, lì è tradotto Dio, il tuo Elohim Camos ti ha dato quelle terre e tu te le tieni, il nostro Elohim Yahweh ci ha dato queste terre e noi ce le teniamo. Uguale. Uguali. Non è che Jefte, il comandante in capo delle forze di Israele, dice: a noi le ha date Dio, a te le ha date il tuo idoletto di pietra, che cavolo vuoi? No, 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 no. Il tuo Elohim ha gli stessi diritti del mio. E Camos è il nome di un Elohim che governa su questi. Adesso no, non stiamo a leggere tutto perché perdiamo tempo. C'è un altro Elohim che governa sull'altro pezzo della famiglia, si chiama Milcom. Quindi questa famiglia qui, come minimo, è stata suddivisa tra tre Elohim. A Yahweh hanno detto: tu ti occupi di questi, a Camos hanno detto: tu ti occupi di questi, a Milcom: tu ti occupi di questi. E così facevano. E si combattevano tra di loro per strapparsi le terre. Ma questo è scritto con una chiarezza che è disarmante. Non esiste spiegazione per quel versetto lì, ne esiste una sola, che è il significato vero, unico, originale. Diversi Elohim che hanno avuto varie assegnazioni, ciascuno con i loro diritti, i loro poteri e le loro prerogative, tutti uguali, ma riconoscerlo è la Bibbia. Basta leggerla, ed è non la Bibbia tradotta da me, è quella che avete in casa. Ed è di una semplicità, non c'è bisogno mai di introdurre la categoria del mistero, il mistero della fede, non c'è nessun mistero. Se si accetta ciò che c'è scritto, cioè se si attua quel comportamento che è la cosa normale nei confronti di qualunque testo scritto, che quando una lingua comunica una cosa, intanto di sicuro vuol comunicare quella, non abbiamo bisogno di interpretare nulla. Noi non la stiamo interpretando, la Bibbia, la stiamo leggendo. Non la stiamo interpretando, l'avete capito? Non ci stiamo inventando interpretazioni, stiamo facendo finta che ciò che c'è scritto fosse o sia vero, punto. Se poi vogliamo dire che è tutta una favola, allora la prendiamo e la buttiamo via tutta, per carità, non c'è problema, per me non c'è problema, per un altro sì, per me no. Ma se facciamo finta che quelli quando scrivevano non avevano tempo da perdere, quindi ci raccontavano delle cose che avevano probabilmente sentito raccontare, o magari alcune di quelle vissute magari anche direttamente, benissimo, è tutto chiaro, è tutto chiaro. A lui danno questo, e ce lo dice la Bibbia, agli altri danno questo, e il comandante di questi dice: il tuo ti ha dato quelle, vabbè, tientele, noi ci teniamo le nostre. Ma più semplice di così, cos'è?
E questo è il fascino della Bibbia, letta da ignorante. C'è una cosa bella. Poi andiamo a fare l'esame col testo estrabiblico. Questi Elohim qui, che sono sempre chiamati Elohim, quindi qualunque sia il significato di Elohim, lo applichiamo sia a Yahweh che a questi qui, quindi non cambia nulla. Per questo dico, scelgano quello che a loro piace di più, non è un problema. Non perdiamo neanche un minuto. Hanno altri epiteti. Cioè vengono chiamati anche con altri attributi. Per esempio, uno degli attributi è Baal, che vuol dire signore, padrone, governatore. Peor è una radice ebraica che nei dizionari di ebraico aramaico biblici curati dai rabbini, come Rav Matityahu Clark, eccetera, significa esporre, in particolare esporre gli organi genitali. Tant'è che nella Bibbia c'è scritto che Baal Peor faceva fare ai suoi, che erano questi qui, sesso. Tant'è che molto spesso questi qui lasciavano Yahweh e andavano da quello là. Perché fare sesso è meglio che fare la guerra. E Yahweh sapete cosa faceva? Li ammazzava. E gliel'aveva detto, se voi mi tradite con gli altri, io vi ammazzo. E quando l'hanno tradito, lui li ha ammazzati. Quindi se la dottrina ci dice che questo qui è il Dio tra sé, bisogna dire che Dio aveva paura degli idoli di pietra. Tant'è che diceva ai suoi, se andate dagli idoli di pietra, perché questo ci dice la dottrina, che questi qui erano idoli di pietra, cioè inesistenti, no, lui li ammazzava, ma loro ci andavano. Quindi tra l'altro pensate un po', questo popolo che aveva contatto, secondo la dottrina ovviamente, che aveva contatto diretto con Dio, lo guardava negli occhi, gli parlava, gli preparava il cibo, gli teneva a posto la dimora, lasciava quel Dio lì onnipotente e onnisciente per andare a parlare con un idoletto di pietra? Ma lasciamo stare che fosse il Dio onnipotente e onnisciente, fosse ben stato anche soltanto un individuo in carne ed ossa. Ma quanti minuti ci vogliono per capire la differenza tra un individuo in carne ed ossa e un mucchietto di pietre? Quanti minuti ci vogliono? Eppure la Bibbia ci racconta che questi qui lasciavano l'individuo e andavano a parlare con i mucchietti di pietre. Se io appartenessi a quel popolo mi sentirei un po' offeso nel sentir dire che i miei antenati erano così sprovveduti, perché insomma non si può non capire la Bibbia. È che non erano sprovveduti, è che lui era come gli altri, quindi quando a loro conveniva, come qui. Allora, quando la teologia, che si è appropriata indebitamente di quel testo, ha trasformato Yahweh nel Dio cristiano, i suoi avversari non sono stati dimenticati, sono stati trasformati nei suoi avversari nel mondo di là, no? E chi sono gli avversari di Dio? I diavoli, no? Il regno del demonio. Bene, sapete come questo Baal Peor ebraico è stato traslitterato in greco? Baal Fegor, da cui Belfagor. Cioè quando hanno inventato Dio, hanno inventato i suoi nemici, prendendo gli stessi nomi biblici. E pensare che c'è qualcuno che oggi si rivolge a Belfagor, credendo di parlare con un diavolo. Capite? Un altro si chiamava, e qui capite subito, Baal Zabub, oppure Zabub. Lui trasformato in Dio, gli altri trasformati nei diavoli. Ma quindi la storia che si erano ribellati? Quella è un'altra storia, non c'entrano i diavoli. Quello è il Nuovo Testamento. No. Ma io pensavo che Belzebù fosse quel. No. Il triticum di Coccum, di nuovo, inglobò completamente il genoma di un'altra pianta erbacea. In seguito, una serie di ulteriori modifiche genetiche ha portato al nostro triticum estivum, il grano con cui facciamo il pane e la pizza. Cioè lì, dove la Bibbia ci dice che c'erano quelli lì, che facevano quelle robe lì, sono avvenuti tutta una serie di eventi genetici impossibili, ma che però sono avvenuti. Ma li vogliamo aprire o no sti occhi? Cioè, se andiamo avanti a fare finta, a forza di dire cazzate, forse qualcosa la scopriamo, no? Basta avere il coraggio di dire cazzate. L'incoscienza, diciamo così. Anche se ti stravolgono la vita. Basta avere l'incoscienza di dire cazzate, ma prima o poi qualcosa viene fuori. Cosa mi scrive la genetica?
in relazione al fatto che noi siamo stati fatti con pezzi di quelli lì. Questo è uno scritto di 21 pagine più 3 pagine di bibliografia scientifica, mandatemi da un genetista che pubblicherò. Vi fa l'elenco di tutta una serie di sequenze geniche che noi come Homo sapiens abbiamo dentro, ma che nessuno sa da dove arrivano. Nessuno lo sa. Cioè non c'è spiegazione. Ma sono quelle che fanno sì che noi siamo quello che siamo. Cioè senza di questi noi non saremmo sapiens. Non me le leggo tutte perché... Sentite come conclude. L'unica spiegazione rimane ancora quella di considerare, e questi sono termini che usa la genetica ufficiale, Eva mitocondriale e Adamo cromosomiale Y, che vuol dire i primi due esemplari del sapiens, tanto per intenderci, come cloni prodotti in molti esemplari. Solo un numero adeguato di femmine e maschi geneticamente uguali fra loro avrebbe potuto trasmettere con successo i genotipi unici e caratteristici propri del genere umano. La Bibbia ci racconta questo. Eva è un prodotto della clonazione dall'Adamo. Perché portano lì, e arriviamo alla mena, portano lì l'Adamo. Poi la Bibbia dice che dopo un po' di tempo si accorgono che per l'Adamo la compagnia degli animali non è sufficiente. Io nel fumetto vi garantisco che nel numero 2 mi sbizzarrisco su questa roba qui. Tanto nel fumetto non devo dimostrare nulla. Allora si accorgono che non è sufficiente e decidono di fargli la femmina. E la Bibbia che cosa ci dice? Inducono nell'Adam un sonno profondissimo. Non è che lo fanno addormentare. Inducono un sonno profondissimo. Prelevano un qualcosa da, non la costola, un quid da una parte laterale ricurva. Cuciono la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato fanno la femmina. Quando io ho parlato più volte di queste cose qui a dei Rotari, dove il 90% sono medici, mi hanno detto, ma quella roba lì è scritta nella Bibbia. Sì, ma è quello che facciamo noi adesso. Preleviamo le cellule staminali dalla cresta iliaca. Sotto anestesia, facendo una piccola ricucitura subito dopo, piccolo intervento chirurgico, e le cellule staminali, sapete, sono quelle polivalenti, cioè quelle che servono per o essere usate in terapia o per fare la clonazione. Pecora dolle. Oh, la Bibbia ci racconta quello. Basta che facciamo finta che. Che la Bibbia parli di ingegneria genetica lo sappiamo da sempre attraverso il Talmud. Bene. Dentro di noi abbiamo una serie di sequenze geniche, la Bibbia ci dice che ci hanno messo dentro del loro Tselem. Abbiamo dentro una serie di sequenze geniche che non sappiamo da dove arrivano. La Bibbia ci dice che lì producevano ogni tipo di vegetali. Incroci genetici impossibili in natura. Cioè, che cosa vogliamo ancora per provare a studiare in quella direzione lì? Non dico questa è la verità. Dico, ma che cosa vogliamo ancora per provare a studiare? Noi abbiamo un sacco di domande senza risposte. Tra l'altro questo qui che mi ha scritto queste robe qui, prima di scrivermi, era venuto alla mia conferenza a Brescia. E alla fine della conferenza, insomma, il saluto, eravamo un attimo io e lui, mentre stavo per salire in macchina, e mi fa, senta, ma lo sa che nei suoi libri ci sono le risposte? Io ho detto, guardi, mi fa piacere, però per cortesia mi dice quali sono le domande, perché... Allora lui mi ha spiegato e gli ho detto allora per cortesia me ne manda per iscritto. E lui me l'ha mandato e mi sta mandando altra roba, così come c'è un altro neurochirurgo che sta studiando la Bibbia dal punto di vista medico. E mi sta mandando delle cose che sono di una bellezza incredibile, che pubblicherò ovviamente. È in collegamento anche con la civiltà egizia. Sto andando proprio a braccio, ma in libertà totale. Non so se vi va bene, se no... Posso una domanda? Sì. Mi tormenta questa domanda. No, mai farsi tormentare. Le domande sono sempre curiose. La domanda è questa. Ma se nel momento in cui vengono eseguiti questi esperimenti ancora l'uomo non c'è, perché è in via di creazione, chi scrive la Bibbia? Queste notizie da dove le prendo? Ok. Allora, intanto dobbiamo distinguere bene una cosa perché c'è sempre in sospeso il discorso della mela. Il racconto di Adamo ed Eva non è il racconto di come hanno fatto i capostipiti, i progenitori dell'umanità.
ma come si sono fabbricati i capostipiti di una specie che doveva lavorare per loro. Gli primi esperimenti fatti per fabbricare il Sapiens, stando a ciò che dice la genetica ufficiale, si sono collocabili tra il 250.000 e il 200.000 a.C. Perché? Perché la genetica ufficiale colloca in quel periodo la Eva mitocondriale, cioè il gruppo di femmine da cui derivano tutti i mitocondri che tutti i Sapiens hanno, perché i mitocondri possono essere trasmessi, quindi i mitocondri che sono dentro le nostre cellule che respirano per noi e producono le famose palline di energia, le ATP, che tra l'altro sono dei batteri modificati, non dipendono dal nostro DNA, se comunque fa niente, derivano appunto, possono essere trasmessi soltanto dalle femmine, perché non entrano negli spermatozoi, sono troppo grossi. Quindi la genetica chiama Eva mitocondriale, no? Il primo gruppo di femmine, da cui derivano tutti, e quindi allora i primi esperimenti loro sono collocabili intorno al 250.000 a.C. Il discorso di Adamo invece è la fabbricazione di una specie particolare che doveva stare all'interno del Gan Eden e lavorare per loro, totalmente separata da tutti gli altri. Tant'è, prego. No, ma la domanda rimane, ovvero, come stiamo parlando di... Ah sì, no, sono loro che l'hanno raccontata. Allora, quindi sostanzialmente l'hanno raccontata non gli uomini. No, l'hanno raccontata i fabbricatori. In grado di ricostruire... I fabbricatori. Tant'è che i primi racconti... La Bibbia non l'hanno scritta gli uomini, intesi come esseri umani. Sì, ok. Allora, no, diciamo questo, no. La Bibbia questi racconti li ha presi da racconti molto più antichi. E sono quei racconti lì che sono stati messi per iscritto, raccontati da quelli là. Ok? Il passaggio è questo. Per questo dicevo all'inizio, l'assurdo è che quelli là sono favole e la Bibbia è vera. Cioè, la coppia è più vera dell'originale. No? Ma scusi, ma allora sono messaggi canalizzati? No. Raccontate, questi qui parlavano di persone. Proprio del viso? Allora, in Geremia 20:25, Yahweh dice: i profeti che dicono di ricevere da me messaggi in sogno, si raccontino i sogni tra di loro. Perché sono menzogneri, io parlo PLP, cioè faccia a faccia. Cioè chi vi dice che ha ricevuto dei messaggi vi sta raccontando balle. Questo dice Yahweh in Geremia 20:25. Ma va testimoni? Com'è? Testimoni oculari? Beh, di alcune cose sicuramente sì, di altre invece è semplicemente è un po' come... Tramandati. Sì, tramandati, esattamente, sì, tramandati. E ovviamente l'origine è loro, cioè sono i fabbricatori che hanno detto... che a un certo punto hanno cominciato a raccontare, e a chi l'hanno raccontato? Dunque io stavo prendendo, c'è sempre in sospeso la mela, ricordamelo tu, perché qui stiamo andando veramente... È già un chilo sta mela, infatti allora le mele costavano l'ira di Dio. Perché... Allora, anche in Genesi 6 si dice che quando gli Elohim si uniscono alle femmine Adam, si uniscono sessualmente e fanno nascere dei figli che si chiamano Giborim, che vuol dire uomini famosi, che erano in mezzo sangue. Ora, tutti i racconti di tutti i popoli, di tutti i continenti della Terra ci parlano di questi mezzo sangue. Per esempio Gilgamesh era un famosissimo mezzo sangue. Cioè erano figli di uno di loro e di una di qui, oppure viceversa, di una di loro e di uno di qui. E loro hanno cominciato a raccontare queste cose nel momento in cui, come si dice nei racconti sumero-accadici, hanno fatto scendere il potere dal cielo sulla terra. Cioè hanno detto, da adesso in avanti noi facciamo governare dei nostri rappresentanti. E i rappresentanti chi erano? I loro figli mezzo sangue, no? Cioè ognuno di noi, no? Se deve distribuire il potere, a meno che non abbia un figlio proprio deficiente, tende a passarlo al proprio figlio. E quindi questi erano i famosi re sacerdoti, cioè quelli che avevano contatto diretto con loro in quanto ne erano figli, e loro, a quelli lì, hanno cominciato a raccontare. E poi gli scribi hanno cominciato a mettere per iscritto. Ma infatti si dice quando gli dei si unirono con le figlie degli uomini. Esattamente. Cioè, ma tornando alla mela. Esattamente, allora. Loro fanno per clonazione Eva, e con ogni probabilità, questi Adam e queste Eve, perché probabilmente non erano uno e una, ma era un gruppo di maschi e un gruppo di femmine, anche perché Adam è scritto con l'articolo, abbiamo fatto l'Adam, non abbiamo fatto Adamo, abbiamo fatto l'Adam, che non a caso corrisponde al termine sumero-accadico Adamu.
che voleva dire il prodotto di questa nuova miscelazione. Quindi anche il nome non è originale, è sumero accadico. Allora, essendo un prodotto di una clonazione, con ogni probabilità era volutamente sterile, cioè non si dovevano riprodurre. Poi interviene il famoso serpente. Serpente in ebraico si dice Nahash, che vuol dire colui che ha conoscenze profonde. Poi significa anche serpente perché c'è la commistione tra i due, perché il serpente ha la tana nella terra, quindi ufficialmente il serpente ha le conoscenze profonde perché scava, va in basso, va dentro. Allora chi è che aveva le conoscenze profonde nell'uomo? Ovviamente i genetisti che l'avevano fatto. E quindi siccome, e qui nella Bibbia purtroppo c'è soltanto un accenno a questi contrasti che sembrano quasi contrasti psicologici all'interno di Dio, ma invece nei racconti sumero accadici è chiarissimo che sono i contrasti tra due fratelli, figli del Signore dell'Impero. Ah, tra l'altro, il Signore dell'Impero in sumero accadico si dice Anu, che significa quello dell'alto, quello che sta sopra, che corrisponde esattamente a Elion ebraico. Quello dell'alto, quello che sta sopra. Allora, i due fratelli si combattevano. Uno dei due fratelli, che era quello che ci aveva fatti, aveva fatto l'Adam, insomma, quindi lo amava particolarmente, voleva dare a questo Adam la maggior possibilità di sviluppo, l'altro fratello lo voleva tenere solo sotto controllo come laboratorio. Allora interviene questo serpente e rende, in sostanza, rende Eva fertile. Questo è ciò che non doveva avvenire. La cosa bella è che si dice appunto che Eva, tentata, mangia il frutto, non la mela, mangia il frutto. Ma nel libro dei Proverbi si capisce chiaramente che per la terminologia biblica mangiare il frutto significava, perché lì si parla di un'adultera, eccetera, significava compiere l'atto sessuale. Quindi Eva mangia il frutto, tentata dal Nahash.